Buongiorno. Cominciamo la sessione, questa sessione questa mattina con la prima presentazione è di Alessandro Bettini e l'argomento è piuttosto intrigante. Quattro terzi, vediamo, quattro terzi o 4-3? Quattro terzi, va bene. Ti cedo il... Buongiorno, allora, così va bene? Faccio seduto perché... Allora, quattro terzi sono dei lavori di Fermi, i primi lavori di Fermi quando ancora studente, che sono teorici. Io non sono storico e non sono neanche teorico, sono sperimentale, ma mi tocca fare quelli teorici. Allora, era acceso, no? Voilà. Adesso vediamo cosa vuol dire quattro terzi. Lui scrive nel terzo articolo che vedremo, dove trova la soluzione, come ben noto, semplici considerazioni elettrodinamiche, questo tradotto perché era in tedesco, portano al valore 4 terzi, U, che è l'energia, diviso C quadro, per la massa elettromagnetica di una distribuzione sferica di carica di elettricità di energia U elettrostatica, e C è la velocità della luce. D'altra parte è noto che considerazioni relativistiche per un sistema che contiene l'energia U danno il valore U diviso C quadro. E qui è il mistero dei quattro terzi. Siamo di fronte quindi a una contraddizione tra i due valori, la soluzione della quale non mi sembra priva di interesse, specialmente in considerazione della grande importanza della massa elettromagnetica per la fisica in generale. Al fondamento della teoria, la massa elettromagnetica, che l'elettrone fosse una pallina carica e che magari l'energia del suo campo elettrico fosse l'inerzia al moto, è un'ipotesi che fanno molto prima dello sviluppo della teoria della relatività. Lui ci arriva in tre tappe, tra il 21 e il 22, quindi quando era studente. Lui era preparatissimo perché aveva studiato analisi, come avete visto, quando era un ragazzino, insomma. Dicevano che lui non seguisse le lezioni, ma le anticipasse. Allora, il primo articolo è quello sulla dinamica di un sistema rigido di cariche elettriche in moto traslatorio, che pubblica sul Nuovo Cimento. Sul Nuovo Cimento escono i primi due articoli, quello però invertiti nel tempo, quello di gennaio esce dopo. Questo è finito a gennaio. E lui qui appunto trova questo fattore, 4 terzi, questo, che era già noto prima d'altra parte, lo ritrova generalizzando un po', come vedremo. Nel secondo è l'elettrostatica di un campo gravitazionale uniforme e sul peso delle masse elettromagnetiche, e questo è relatività generale. In relatività generale quello che genera il campo gravitazionale che lo riceve è l'energia, è il tensore, energia momento, ma per un corpo fermo è l'energia, quindi l'energia elettrostatica è quella che sente il campo gravitazionale, pesa. E poi il terzo, dove fa la soluzione del problema dei quattro terzi. Sa che, si accorge che il risultato è importante, quindi lo pubblica in tedesco. Lui sapeva molto bene il tedesco. Questo scritto, mi dicono i colleghi tedeschi, è scritto perfettamente in tedesco. L'aveva studiato anche quello per conto suo al liceo. E poi lo pubblica due volte in italiano, praticamente identico, in due memorie dell'Accademia dei Lincei e un articolo sul Nuovo Cimento che adesso vediamo. Facciamo qualche premessa. Massa, nel 1905-6 la teoria della relatività è praticamente conclusa per quanto riguarda la cinematica, diciamo, ma i concetti di massa, energia e momento o quantità di moto si sviluppano molto lentamente, cominciano negli ultimi decenni del 1800 e prima di essere conclusi, diciamo, la comprensione di questi concetti, stranamente, passano parecchi decenni del 1900. E concetti errati che si sviluppano nel momento, nei tempi in cui la teoria ancora non è matura, come la massa a riposo, che è quando sta ferma la massa che si dice che dipende dalla velocità, oppure la massa che si è inerzia al moto, cioè il rapporto tra l'accelerazione e la forza, permangono, ci entrano in letteratura e purtroppo alcuni sono ancora adesso. Il tempo di Fermi erano dominanti. Per esempio, questa espressione, usiamo sempre, insomma, che è la definizione della massa, come norma del
quadrivettore energia momento, viene, almeno quanto ho visto io, la prima volta in un libro di testo, è nel 41, nel libro di Landau e Lipstadt di teoria dei campi, che poi era in russo e prima che venga in inglese passano altri 10 anni. Quindi molto tardi. Questa qui che sembra banale, insomma, però nella letteratura anche quella per il pubblico, diciamo, ancora la massa a volte dipende da... Allora, 40 anni prima di Fermi, quando la cosa comincia, 1881, J.J. Thomson, che è quello che poi nel 97 l'elettrone lo troverà. Allora, si ipotizzava non solo da lui che l'elettrone fosse una pallina carica di raggio A. Allora, quando è ferma c'è energia elettrostatica. Se vi fate il conticino trovate quella espressione lì. A è ancora infinito, non è zero, insomma. Scritto in forma moderna, lui lo scrive ancora con i sistemi di unità di misura che c'erano all'epoca. Se adesso lo mettete in botto con velocità V, il campo elettrico è uguale, perché ancora stiamo non relativistici, c'è il campo magnetico, e quindi se vi fate il conto dell'energia del campo magnetico in più, il campo magnetico è proporzionale alla velocità, l'energia è sul quadrato, al quadrato della velocità, e il coefficiente che vedete lì è, forse, sì, bah, non lo so, e quello lì è, dipende, quello tra parentesi, non dipende altro che da caratteristiche dell'elettrone, la sua carica e il suo raggio, oltre naturalmente a costanti fondamentali. Quindi dice lui, esiste un'energia addizionale cinetica dovuta all'elettrificazione. La resistenza all'accelerazione deve essere equivalente, è qui la prima volta che dice equivalenza energia-massa, ad un aumento della massa della sfera in moto pari a, e questo qui viene fuori da lì, quello lì tra parentesi, mettendo queste due insieme, la massa per elettromagnetica, diciamo, per C quadro è 4/3, eccolo qua, 4/3 dell'energia a riposo. 40 anni dopo Fermi, sorprendentemente, io sono stato terrefatto quella volta, Feynman fa lo stesso errore. Dopo aver fatto tutto l'elettromagnetismo, dice questa bellissima teoria, ti fermiamo un momento e devo mostrarvi che è bellissima, prevede, spiega moltissimi fenomeni, ma alla fine collassa su se stessa. E quello lui calcola la quantità di moto di una solita pallina di raggio A, che è la carica Q con E, e per calcolarla usa quell'espressione di G del E esterno B del densità di momento, la integra e trova quell'espressione là, da cui viene fuori che M. Per integrale vi conviene andare su un elemento di volume fatto così, perché integrando su φ intorno la componente perpendicolare delle forze si integrano a zero, no? E il risultante viene parallelo alla velocità. E questo è in contraddizione con quello richiesto da, che è mc quadro richiesto da Lorentz. Ignaro del risultato di Fermi, ricorda che Poincaré ha risolto il problema considerando, oltre al campo elettromagnetico, un campo di forze meccaniche che tengono assieme la pallina. Questo sforzo di Poincaré ha due funzioni in Poincaré. Quello di evitare che esploda, perché tutte le cariche hanno lo stesso segno, e quello di rendere il tutto compatibile con il principio della relatività, che tra parentesi è lui che definisce tale. Ma Feynman qua confonde due problemi, quello della stabilità dell'elettrone e quello della invarianza di Lorentz. E poi continua a far vedere che la cosa diverge e che il problema c'è anche in meccanica quantistica. Ancora fatemi ricordare un'altra storia, quella della legge del moto, F uguale a dp su dt, scrive Newton, cioè non usava le formule ma equivalentemente, con p è la massa per la velocità e da qui segue che la forza è la massa per l'accelerazione. Ora, il primo che generalizza la forza del moto a condizioni relativistiche è nella memoria quella di giugno e poi di luglio del 5 di Poincaré, in cui fa anche la dinamica e parte da questa espressione del momento elettromagnetico e poi trova questa espressione qui che conosciamo, no, per la derivata. Parte da un'espressione che vediamo che non è del tutto corretta, però immediatamente dopo dimostra che questa espressione è l'unica che è compatibile col principio di relatività. Qualche settimana dopo Einstein fa la stessa generalizzazione, ma sbaglia, parte da F uguale ma e assume, qui no, nell'espressione
che conosciamo, quello di Poincaré, la massa non è la costante di proporzionalità, perché la forza può essere, ha una componente parallela all'accelerazione e un'altra parallela alla velocità. In due casi però in cui la forza è parallela o perpendicolare alla velocità, il coefficiente c'è ed è diverso nei due casi, che era già stato trovato a Abraham. M gamma cubo, la forza, la massa longitudinale, la chiama Abraham, M per gamma, la massa trasversale. Qui Einstein sbaglia il ragionamento, sostanzialmente mette la forza in un riferimento e l'accelerazione in quell'altro e trova quell'espressione sbagliata. Però Fermi non conosce Poincaré, apparentemente conosce però Einstein. Quello che trova finalmente, che P uguale M per gamma V, è Planck l'anno dopo, nel 6, e da questo derivando la trovate subito per l'espressionismo. La massa elettromagnetica, appunto, nell'inizio del XX secolo, l'inerzia al campo magnetico dell'elettrone potrebbe essere la sua massa. E la fonte di Fermi, come avete già sentito, è questo libro di Richardson, The Electron Theory of Matter, del 14. Cosa si trova qui? Si trovano i modelli pre-relativisti dell'elettrone pallina, quello di Abraham, che è una sfera rigida, indeformabile anche quando si muove, e quello di Lorentz, che è una sfera se la sfera è fermo, rispetto all'etere è fermo, perché ancora c'era l'etere. Diventa un ellittoide con il fattore gamma se si mette in moto il fattore di Lorentz. 1904 l'aveva già introdotto. In quel periodo, dall'1 al 5, Kaufmann fa esperimenti con i raggi beta per vedere la dipendenza dalla velocità della massa cosiddetta, che è M per gamma. E poi li fa anche nell'8 Bucherer. Questi esperimenti danno risultati contraddittori. E nel 38 ci sarà un'analisi di Zhang e Spees che mostrano come la differenza tra la visione del modello di Abraham e quello di Lorentz erano minore degli errori sistematici. E poi di fatto nella storia la meccanica dei raggi beta non dà un contributo significativo allo sviluppo della teoria. Per la memoria invece di cos'è che manca di Richardson? Non c'è quello che Poincaré ha stabilito nella memoria del 5. Che ha stabilito che il modello dell'elettrone contrattile è compatibile con il principio di relatività e non quell'altro, che la sfera è carica instabile e lì introduce la Poincaré stress, la massa completamente elettromagnetica, perché qualcuno dice tutta elettromagnetica, un po' elettromagnetica, un po' no, è in contraddizione con il principio di relatività. I due campi di forza, quello della colla che tiene insieme la pallina e quello elettrico, si parlano tra di loro e non sono i due isolati uno rispetto all'altro. La somma dei due è isolata. Questa è la rilevanza. Ecco qui il primo lavoro di Fermi, massa elettromagnetica inerziale. Lui parte da questa espressione che trova della forza dell'elettrone su se stesso, che è un termine che è proporzionale all'accelerazione, x due punti è l'accelerazione, è un termine proporzionale alla derivata dell'accelerazione e poi altri sempre più piccoli. Prende i primi due. Vedete che il termine, il coefficiente dell'accelerazione è 4 terzi u su c quadro e questa è la massa elettromagnetica. Poi lui comincia a basse velocità e fa un esercizio sostanzialmente. Se l'oggetto non, e questo vale se è sferico quell'espressione, se non è sferico cos'ho? Allora trova che il coefficiente di x due punti dell'accelerazione di x tre punti sono dei tensori. E trova che sono simmetrici, tensori in tre dimensioni. Gas principali in genere diversi, quindi la massa dice non è più un tensore, non è uno scalare, è un tensore doppio in tre dimensioni. Poi passa il moti quasi stazionari, quindi il secondo addendo termina lì, si può trascurare, trova questa espressione per la forza esterna con questi MIK che sono le masse, la massa tensore. Nel sistema poi suppone che agisca una forza esterna oltre a quella interna, X, I, le componenti. Si suppone ora che il sistema privo di massa inerziale, che è quello che Poincaré aveva dimostrato che non è compatibile col principio di relatività, ma lui non lo sapeva, la forza totale deve essere nulla, quindi zero, quindi la forza esterna, se si riferisce invece agli assi generici, agli assi principali del tensore MIK, si trova questa espressione qua, che ci sono queste masse. È un esercizio.
poi passa a velocità alte, la forza esterna la particolarizza quella di Lorentz, per cui sale trasformazione di Lorentz dal campo elettrico e dal campo magnetico, e perviene a questa dimostrazione, alla notissima formula della dinamica elettronica, con quell'M lì che è 4 terzi con 0, e loro lo ritrovano. È solo un esercizio, ma ha incontrato il problema e comincia a pensarci naturalmente. Il del prossimo lavoro considererò, dal punto di vista della teoria generale della relatività, le masse elettromagnetiche come masse pesanti. È alle 21, aveva 20 anni. Lui aveva letto Levi Civita, e Levi Civita, in una memoria all'Accademia del Lincei, presenta questi DS quadro einsteiniani in campi newtoniani, che è quello che gli serviva. La, e questo era lo scopo, lui dice nella prima memoria, ferma eccetera la seconda, ma in effetti la formula al termine della prima, per l'espressione che ha per il DS quadro è questa qua, dove DL0, la parte spaziale, è euclideo. La correzione sono quei due fattori sul tempo e sullo spazio, 2 phi è il potenziale gravitazionale diviso C quadro. Il diviso C quadro è piccolo naturalmente. Allora Fermi, coraggioso da ragazzo, dico, ignora il termine del tempo è proporzionale per C quadro, fuori da parentesi. Quell'altro, quello della dimensione dello spazio, no, e quindi lui trascura il più 2 phi su C quadro nella cosa che, della metrica che scrive. Fermi qui sceglie un problema semplice, simmetrico, perché la simmetria cilindrica c'è solo la forza di resa lungo l'asse Z, ed è importante. Qui è già Fermi maturo, perché lui sceglie il caso semplice, questo so risolverlo, parto da Levi Civita con i piedi sulla roccia e lo risolvo. E però è anche importante. Allora questa è la metrica che lui prende. A è un coefficiente, non l'accelerazione, un coefficiente che dipende solo da Z, una funzione di Z incognita, applica il principio di variazionale di Hamilton e comincia a generalizzare l'equazione di Poisson per il potenziale elettrostatico, e considera poi un sistema sferico di cariche elettriche sostenute da un supporto rigido dielettrico, per esempio, che occupino direzioni tali che si possano trascurare termini dell'ordine delta fila variazione sulle dimensioni dell'oggetto, potenziale praticamente costante sulle dimensioni dell'oggetto, e perviene a stabilire che, e qua lo cito, per mantenere l'equilibrio del sistema è necessario un campo esterno, estellato lo chiama, il quale esercita sul sistema una forza, in prima considerazione la carica per questo campo elettrico, che deve intendersi controbilanciare il peso del sistema, che dunque, dato che meno Q è dato da meno Q estellato, e trova questo avere per componenti G, meno G, la costante di Newton, U su C quadro. Questa è la conclusione, no? Dopo i conti che ha fatto. Giungiamo con questo alla conclusione che il peso di una massa elettromagnetica ha sempre la direzione della verticale e grandezza uguale al peso di una massa materiale U su C quadro. Ed ecco, definita per lui completamente il problema. Faccio un'altra parentesi sulla la massa relativistica. Non esiste una massa in relatività generale, massa gravitazionale, perché la sorgente, il ricettore della gravitazione, come sapete, è il tensore energia-momento, che posso scrivere il prodotto delle componenti del quadrimomento diviso l'energia, diciamo. Per esempio, un fotone che passa vicino al Sole, se la forza è proporzionale alla massa del Sole diviso R quadro, e U su C quadro, U l'energia del fotone, se casca sul Sole o si allontana dal Sole, 2 U su C quadro se quello della stella, quando si vede che la stella si muove. Quindi dipende dalla velocità, quindi non c'è una costante di proporzionalità tra i due. Però Fermi è nel sistema semplice in cui l'oggetto è a riposo, quindi l'unica energia è quella a riposo, e quindi il problema non c'è. Allora vediamo il terzo lavoro che esce appunto 3 volte, quella che esce sul nuovo cimento, gli altri sono simili. Lui ha in mente il problema dei 4 terzi e deve risolverlo. C'è l'opera omnia di Fermi,
sono raccolti tutti i lavori di Fermi, e Persico nell'introduzione all'articolo, a questo articolo, scrive: il professor Forfani ricorda che la questione, quella lì dei quattro terzi, era dibattuta una sera d'inverno del 22 a Pisa, quando Fermi, Puccianti, Polvani ed altri amici camminavano per via San Ferdinando dall'università alla scuola normale. Tanto non ci ha messo probabilmente, ma era lì che chiacchieravano. Qui, quando sono arrivati, la compagnia si è separata senza aver risultato ottenuto nessuna conclusione. Ma ci avrà messo 10 minuti, forse andando via. Gli altri due giorni, due successivi, Fermi non si è visto. Il terzo giorno è apparso, è arrivato col coro, con l'articolo già pronto per la pubblicazione, titolato "Correzione di una grave discrepanza". Puccianti era tutto contento. Allora questo qui, il ragazzo era stato a casa e se l'era fatto. E quindi la soluzione. La soluzione, qualsiasi dei tre lavori più o meno sono uguali, ricorda i suoi lavori precedenti, riassume la letteratura, e lui ancora passa, pensa alla massa come inerzia al moto e funzione della velocità. Nel precedente lavoro scrive: nel presente dimostreremo che la differenza dei due valori della massa ottenuti nei due modi ha origine in un concetto di corpo rigido in contraddizione col principio di relatività che si applica nella teoria elettrodinamica. Quelli che hanno fatto quello prima di lui e anche lui nel suo esercizio, anche in quella dell'elettrone contrattile, non solo quella dell'elettrone di Abraham, che conclude questo quattro terzi, mentre quel corpo rigido fatto correttamente non ce l'ha il problema. Allora cosa fa? Delle nostre, fa il principio di, usa il principio di Hamilton ancora, e definisce come sistema rigido, dice: se in un dato riferimento un punto del sistema ha velocità nulla, anche tutti hanno velocità nulla. E questo è equivalente a dire che tutte le sezioni di un certo un tubo delle linee orarie, tutte le sezioni ce l'ha uguale. Analizza le variazioni e mette queste due variazioni, una in contraddizione e una in accordo. Cos'è che c'è da quelli lì? L'espressione che va minimizzata, perché le uniche variazioni che si possono dare non sono sulle cariche, ma sono sulle posizioni delle cariche, FK e il campo elettromagnetico. Allora, questa è la prima, che è, qui prende le variazioni, quelle freccette lì, ne ho fatte due, a tempo costante, e queste palesemente sono dipendenti dal sistema di riferimento e quindi in contraddizione col principio di relatività. Il campo di integrazione basta che sia A, B, C, D, perché quelle altre due parti, lo vuoto grigio è l'insieme di cariche elettriche, e quelle due parti fuori di quel quadrato hanno come bordo il contorno dove le cariche si annullano, quindi non dà contributo. Fa questo integrale che trova il campo elettrico in dQ deve essere uguale a zero. Adesso suppone che il campo elettrico sia somma di una parte interna autocampo e un campo applicato, e quindi quell'espressione lì diventa la somma delle due. Il campo applicato è costante, lo tiro fuori. La seconda addendo è la forza esterna, e quindi la forza esterna è l'integrale del campo dovuto alle cariche stesse su tutte le cariche. Nel caso di simmetria sferica, adesso si calcola quell'integrale lì con lo stesso calcolo di prima, e si trova 4 terzi U su C quadro per l'accelerazione, la forza. Quindi qui c'è il problema. L'altra variazione che lui fa nel suo disegno sono tutti e due insieme. Adesso le variazioni, gli spostamenti virtuali sono perpendicolari a ciascuno dei tubi di flusso, e quindi la definizione è Lorentz indipendente dal sistema di riferimento dagli assi. Anche qua l'integrale va fatto solo in quella parte lì, tenendo ora conto, e qui diventa un po' complicato il conto, c'è una relazione tra la curvatura della linea oraria e l'accelerazione, ha un po' di passaggi, prende un punto O, non l'ho scritto qua, per esempio fisso, per esempio l'origine degli assi, e fa questo, e trova al posto di quell'espressione di prima, in più c'è A esterno P con O, questo che conduce al punto generico al punto fisso, e in dQ uguale a zero. Questo integrale ci vuole un po' a farlo, e trova 3 addendi, dividendo il campo elettrico in campo interno e con I, in campo esterno e con E.
due sono quelli di prima e quegli altri, qual è il risultato? Il primo addendo è meno 4 terzi uso C quadro per l'accelerazione, il secondo è un terzo uso C quadro per l'accelerazione più un termine di ordine superiore in A quadro moltiplicato le dimensioni che sono trascurabili, il terzo è la forza, il quarto è di ordine superiore, quindi rimangono quei due lì che se li sommo insieme sparisce il 4 terzi. E quindi se la definizione è Lorentz invariante, il problema non c'è. Quindi dipende da una cattiva definizione di trascurare, di aver cura nelle cose Lorentz invariante. In effetti il risultato implica immediatamente che la definizione, quella che diciamo che si trova spesso di momento elettromagnetico, non è corretta. E tutta la lettura precedente l'invarianza di Lorentz non era stata applicata correttamente. Se ci va a vedere storicamente, questa espressione è stata introdotta da Abram nel 1903, prima in un articolo e poi nel suo trattato che Fermi conosce, Theorie der Elektrizität, del 1905. Quello è diventato un testo che tutti conoscevano e Fermi cita, quindi lo conosce. E questo lui lo fa con riferimento al campo della radiazione, che è la condizione in cui non esiste, interagisce con la materia. Questo, nonostante che avvenga prima dello sviluppo della teoria della gravità, è corretto. Però dopo Lorentz lo estende anche al campo della sferetta elettronica, al campo elettrostatico, al campo della sfera in movimento con velocità, quello dipendente dalla velocità, non dall'accelerazione. E qui non è corretto. La definizione di quadrimento valido per il campo di radiazione non lo è per un campo coulombiano. Questo è una conseguenza di quello, già di quello che Fermi ha dimostrato. Però si dimentica, il lavoro di Fermi viene dimenticato. Nel 1936 Wilson lo riprende, dice che quella lì non va mica bene e mette G uguale la densità di energia per la velocità che invece è corretta. E viene dimenticato. Nel 1949 Quall lo riprende ancora una volta. La trazione è scorretta perché l'integrale è fatto da un lato trattando tensorialmente una grandezza. L'elemento di volume è V, non è uno scalare. Il contorno dove i limiti dell'integrale non sono scalari, dipendono dal riferimento. Poi e tutti dimenticano. Nel 60 finalmente Rorlich lo ritrova e lo pubblica in un articolo e anche nel suo libro Charged, Classical Charger Party, che è un bel libro. Jackson legge l'articolo del 60 e nel suo libro di elettrodinamica classica, e quindi il libro di Jackson, tutti dovrebbero conoscerlo, ma Feynman sembra di no. Dov'è il problema? Io devo prendere il partire dal tensore energia-momento, che è questo qui. Una colonna o una riga del tensore non è in generale un quadrivettore. E c'era quello che è un quadrivettore, questa espressione qui, dove D3SI e S3 è un iperpiano di tipo spazio. Nell'11 von Laue aveva dimostrato un teorema che sembra che Fermi non conosca. Condizione sufficiente, non sono sicuro, non mi ricordo se è anche necessaria, per essere una riga, una colonna, un quadrivettore, che la divergenza sia nulla, il che significa che il sistema non deve conservarsi l'energia, il momento, e quindi essere isolato, diciamo, che è vero per la radiazione, non per le pallette. Inoltre bisogna stare attenti perché l'integrale di volume appunto può, non è uno scalare. Allora le espressioni sono complicate in generale, ma però quello che chiama lui sistema elettrostatico, cioè un sistema di cariche per cui esista un riferimento, il campo magnetico è nullo dappertutto, il quadrico momento, l'energia, quell'espressione, che è l'espressione diciamo quella che si usava più un altro termine, proporzionale alla velocità, e il momento, vedete tutti questi termini qui, termini solito più alti. Se andate a bassa velocità, l'energia diventa quell'espressione che si usava, ma il momento no, perché il momento devo tenermi i termini proporzionali alla velocità, perché poi il coefficiente della velocità è il momento che mi... E quindi ci sono due termini in più. Feynman fa questo integrale, il primo della riga, e trova 4 terzi. Se faccio l'integrale di quegli due, il secondo mi dà 2 terzi, e il terzo vi dà meno 1, quindi se li sommo il problema non c'è più. Quindi la confusione, Feynman fa confusione e dice che questo qui li porta anche all'instabilità. I due problemi che Poincaré risolveva li congiunge e li mette insieme. In effetti poi c'è tutto, lui anticipa la rinormalizzazione
di meccanica quantistica, però non ha niente a che fare uno con l'altro. In conclusione, il problema dei quattro terzi, sì, sul tempo, deriva dalla definizione non covariante, a parte il caso della radiazione, usata per la quantità di moto del campo elettromagnetico, questa qua, che in generale non definisce le componenti spaziali di un quadrivettore. Non c'è alcuna relazione tra il problema dei quattro terzi e il problema dell'interazione dell'elettrone con se stesso. Il giovane Fermi, pur in presenza di concetti arcaici che ancora erano diffusi, la massa come inerzia al moto, la massa variabile con la velocità, una massa gravitazionale, dimostra la non esistenza del problema dei quattro terzi con un percorso logico che sembra sia già squisitamente suo. Grazie. Sandro, adesso domande. Una presentazione stimolante, a mio avviso una presentazione stimolante anche e precisa. Vedo che un teorico approva, anche se sono teorico. Ci sono domande? Aspetta. Ti sei fatto un'idea di perché ci è voluto così tanto tempo perché questa cosa diventasse senso comune? Voglio dire, Fermi non è che non si sapesse chi era, quindi anche i suoi lavori si suppone che molta gente li abbia letti. Anche è strano che si deve arrivare a 60 per avere, diciamo, una stabilizzazione di questa questione, no? Non ho idea specificamente. Certo, il problema della massa dipendente dalla velocità, che è correlato, è mantenuto a lungo. Levo Kuhn l'ha combattuto gli ultimi 20 anni della sua vita contro questo problema. Perché non abbiamo letto specificamente? Ma Feynman non ha neanche letto Jackson. Ed è elettrodinamica. Cioè, io non volevo crederci, perché come fa Feynman a sbagliare sull'elettrodinamica? È come se Dio sbagliasse. No, dice qualche oretto l'ho fatto. Beh, comunque... La domanda di Paolo è veramente calzante. Non lo so. È sorprendente. Quale? Nello specifico dei quattro terzi? Riesco a fare su bocca sul problema della massa dell'elettrone, includendo correzioni radiative in elettrodinamica. Mi domando se non è passato attraverso questa cosa qui. Può essere che prima che ci sia la relatività, dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento, cercavano di... l'elettrone poteva essere una pallina carica. Come c'era l'atomo della materia, poteva esserci anche l'atomo dell'elettricità. E questa elettricità poteva essere tutta anche piegare la massa, o una parte della massa, perché c'erano... forse il neutrone ancora non c'era, forse c'era l'atomo era un oggetto neutro. E questo qui ha generato anche concetti, all'inizio di una teoria i concetti sono errati, forse, però dopo si supera. Potrebbe essere stato Einstein. Einstein viene divinizzato presto e tutte le cappelle che ha fatto Einstein diventano... Einstein sbaglia in tronco sulla generalizzazione. Anche la seconda memoria del 5 è può la massa, cos'è, l'inerzia al moto. C'è l'inerzia al moto nel titolo. E lì non c'è nessuna inerzia, perché sono due fotoni che vanno in direzioni diverse. C'è una storia di Levo Kuhn di tutta, però non specificamente di questo del quattro terzi. Ancora letto il problema dei quattro terzi come un problema aperto. E questo che è nel 70, diciamo, questo che mi stupisce.
te lo dicevano, c'era il problema. Sì, ma comunque è sorprendente che non solo Feynman, ma altri non hanno letto i lavori di Fermi. Questo specifico lavoro. Questo sì. Specifico lavoro di Fermi è sorprendente. Perché l'ha scritto anche in tedesco, apposta per farsi leggere. Appunto, ma uno si domanda, persone come Pauli, per esempio, perché non erano a conoscenza di questo lavoro? Domanda. Era uno studente ancora, nessuno conosceva Fermi. Beh, ma era un lavoro dopo. Scritto in tedesco, accidenti. E l'ha scritto anche su una rivista, era cos'è? Non l'hai scritto in tedesco, quell'altro. Appunto. E Panofsky, come la hai mai guardato, come l'ha presa? Non mi sembra, perché anch'io perché l'unico esercizio che ricordo anch'io da piccolo, quando faceva ai tempi gli stoppini, era la sferetta con la carica rigida e basta, ti calcoli di carica. Sì, e quattro terzi. Anche. E però cosa ti diceva Stoppini? Cioè era un problema aperto. Bene. Bene. Talk veramente stimolante anche oggi. Ci sono altre domande e curiosità, perché la cosa non è... A parte il fatto che se ci metti il momento magnetico dell'elettrone, poi cosa succede diventa un... molto divertente, ma secondo me è perché non hanno mai, cioè se il lavoro non è citato poi è difficile anche recuperarlo. In genere, come riesci a risalire che una persona ha scritto un lavoro senza internet? Cercando sì, ma quando è stato pubblicato il Collected Papers? Nel 61. Perché quegli altri due, Wilson, ma neanche Rorlich nel primo lavoro del 60 non lo conosce. Poi dopo, nei lavori successivi, ce n'è uno sull'American Journal of Physics per gli studenti, a quel punto lo sa e lo cita. Ma però nel primo lavoro neanche Rorley conosce, non solo, neanche gli altri due. Ma no, ma quello era pubblicato su un... Non è la tesi. Non solo in italiano, anche in tedesco. Quello in che Italia è più... forse in Italia forse non era ancora accettata granché la teoria della relatività. Sì. Gli articoli in tedesco di Fermi purtroppo spesso in Italia in particolare non sono stati letti. Sì, però c'era anche in italiano, scusa. Sì, Levi Civita li leggeva. Comunque, quello che è sorprendente, l'osservazione di Giovanni è ragionevole, oggi non sarebbe successo, però i suoi contemporanei e i fisici di cui abbiamo parlato, appunto abbiamo citato Pauli, eccetera, questi insomma, pochi anni dopo potevano averlo letto, no? O contemporaneamente. Ma forse non lo ritenevano importante. Quindi non leggevano i lavori in cui il titolo non era, vabbè, può darsi che fosse così. Comunque, Dirac dice sì che la statistica di Dirac, quando la fa, non copia Fermi, non lo conosceva, dice che non lo... Fermi gli scrive e dice guarda, insomma l'ho fatta io prima, ah scusa. Sì, ma lui si scusa poi Dirac che non... dicendo che non conosceva il lavoro di Fermi. Ci sono
Sì. Infatti io non la chiamerei statistica di Fermi e Dirac, la chiamerei statistica di Fermi, punto. A dopo. Va bene. Ci sono altre domande? Beh, se non ci sono altre domande, io penso che dobbiamo ringraziare Sandro in particolare per aver stimolato tutti noi su questo argomento con un buon excursus su dalla storia, se volete. Che non è notissimo. Più recenti. Molto recenti. Grazie. Grazie a voi. Questo lo posi. Adesso Stefano Marmi ci parla del problema ergodico. Guarda, non ho caricato prima, carico ora. Allora, intanto grazie mille, sono contentissimo di essere qui, ringrazio moltissimo gli organizzatori, ho un'idolatria per Enrico Fermi, diciamo, poter parlare di un lavoro di Fermi e un pubblico è una cosa che mi emoziona. E poi devo dire, insomma, spero di riuscire a essere anche solo frazionalmente stimolante, perché vengo da un seminario estremamente stimolante e presentato con una simpatia rara che, diciamo, non riuscirò ad eguagliare, però insomma vediamo se la materia mi sostiene, perché la materia è straordinariamente d'attualità e quindi, diciamo, volevo poi arrivare anche a questo. Allora, quello che succede è che il nostro Enrico nel 23 pubblica un articolo in tedesco, Beweis das eine mechanische Normalsysteme ist allgemeinen quasi ergodisch ist, seguito da una versione italiana divisa in due articoli pubblicati sul nuovo cimento. E questo articolo del 22enne Enrico Fermi, queste sono, io ho messo per, diciamo, la versione italiana che è, come dire, accessibile a noi in maniera senza filtri, e quindi è diviso in due parti, e devo dire questa divisione in due parti, come vedrete, è straordinariamente saggia, perché la parte che riguarda la meccanica analitica in senso stretto è quello che io tra poco, e non solo io, chiamo teorema di Poincaré-Fermi, si trova in libri di testo, eccetera. E la seconda parte, cioè dimostrazione che in generale un sistema meccanico normale quasi ergodico, purtroppo è un problema aperto alla data del, cos'è oggi, 13 ottobre del 2022. Quindi diciamo, questa è la situazione delle cose. La prima cosa è un teorema, la seconda cosa è un problema. Però è molto interessante vedere lo svolgersi del ragionamento di allora, quello che succede è che Fermi dimostra una conoscenza straordinariamente matura, all'età di 22 anni, del trattato di Poincaré, le méthodes nouvelles de la mécanique céleste. Allora, per essere molto chiaro, le méthodes nouvelles de la mécanique céleste è un libro che ancora oggi i matematici che si occupano di sistemi dinamici stanno digerendo. In particolare ci sono delle cose sul tomo 3 che... un po' perché a volte Poincaré scrive nello stile della matematica del XIX secolo, che non è quello burocratista presente, per cui a volte non si capiscono bene, in parte perché le persone hanno dimenticato oggi una serie di problemi di meccanica celeste che magari i meccanici celesti affrontano in un'altra maniera, ma insomma, non molto tempo fa, io mi ricordo, c'erano seminari di ricerca a Parigi di matematici eminenti che discutevano i lavori di Poincaré. Chiaramente Fermi li aveva digeriti bene, io non so, sospetto che ci sia lo zampino di Levi Civita, e mi confortano gli amici che la frequentazione tra Fermi e Levi Civita precede questi articoli, ma diciamo potrebbe anche aver avuto altre fonti, ma chiaramente il primo tomo, se l'è letto, e ha capito quello che c'è scritto, e l'ha capito molto bene. E i metodi perturbativi sono fondamentali nello sviluppo della meccanica celeste, ma erano anche, diciamo, la questione della convergenza, che è quella che viene lasciata in sospeso da Poincaré in molti casi, anzi con risultati negativi, non era una questione
diciamo, accademica. Intanto perché prima della meccanica quantistica era la meccanica, era la fisica, per cui sapere se gli sviluppi in serie convergono o non convergono vuol dire capire o non capire se quello che stai facendo funziona, eccetera. E poi, diciamo, c'è tutta la questione di comprendere i limiti di questi metodi, che era diventata centrale, e questo, diciamo, interagisce, credo, con le discussioni che intercettava Fermi a Gottinga, dove non si è trovato benissimo, pare, però sicuramente, diciamo, c'era Born, c'era un grande agitarsi di discussioni sulla vecchia meccanica dei quanti, che si fondava, come sapete e come ricordiamo, anche se è una cosa che non usiamo più da molto tempo, se non siamo in certe aree, credo, della chimica fisica, sulla quantizzazione di Bohr-Sommerfeld, cioè sulla necessità di costruire delle variabili d'azione quindi, diciamo, anche che fossero invarianti adiabatici, e poter quindi utilizzare queste variabili d'azione sostituendo all'azione n a tagliato con le formule classiche per calcolare tutte le quantità di interesse, l'energia, le righe spettrali, compagnia. E tuttavia, anche se questo è chiaramente il contesto nel quale si inserisce il teorema di l'interesse di Fermi, io mi vorrei soffermare invece sulla questione, come peraltro Fermi fa, sul ponte con la meccanica statistica. Cioè, non parlerò di questa cosa, è solo per dare un po' il contesto in cui si svolge questo lavoro, e sicuramente le discussioni che Fermi, a cui Fermi partecipava quando era a Gottinga. Il risultato di Fermi, cioè questa dimostrazione che un sistema meccanico normale è quasi ergodico, impressionò moltissimo Ehrenfest, che lesse questo articolo, mandò attraverso Uhlenbeck una lettera a Fermi e lo invitò a Leida. E invece, quando qui in questa foto ci sono, al centro c'è Ehrenfest, sulla destra invece riconosciamo ovviamente Fermi, credo che sulla sinistra sia Uhlenbeck, ma non sono sicuro. Fermi nel 24, poi se ne sta 3 mesi a lei da tutto contento, e questo è una buona cosa. Allora, un piccolo reminder di meccanica analitica molto gentile. Il sistema quasi normali, oggi chiameremo quasi integrabili, sono quelli che Poincaré mette al centro del suo studio, e sono piccole perturbazioni di sistemi completamente canonicamente integrabili. Cosa vuol dire un sistema completamente canonicamente integrabile? Vuol dire che esiste una trasformazione canonica indipendente dal tempo a variabili d'azione angolo, che permette di esprimere la parte integrabile della Hamiltoniana come una sola funzione delle variabili d'azione. Quindi, diciamo, questo è il contesto. Quindi il problema generale della meccanica, secondo Poincaré, è lo studio dei sistemi hamiltoniani che hanno questa forma qui. Quindi che sono piccole perturbazioni di sistemi integrabili. Le variabili d'azione sono definite palla, se volete, nello spazio delle fasi, un insieme aperto nella spazio delle fasi, mentre le variabili d'angolare sono coordinate su un toro di dimensione uguale al numero dei gradi di libertà del sistema. L è il numero dei gradi di libertà del sistema. E quindi la funzione perturbativa, cioè la F, è una funzione che in queste variabili angolari è una funzione periodica, no? È una funzione di variabili definite sul toro. E c'è un minimo di ipotesi matematiche ovviamente dietro, che sono cruciali per la discussione della questione dell'ergodicità, e cioè l'ipotesi che fa Poincaré, in perfetto stile XIX secolo, è che tutte le funzioni di cui stiamo parlando siano funzioni analitiche dei loro argomenti. Okay? Quindi diciamo funzioni per cui io posso fare espansioni in serie di Taylor e queste espansioni convergono. La parte integrabile del sistema mi dice cosa? Che quando non ho la perturbazione, le azioni sono invarianti sotto il flusso hamiltoniano, sono integrali prime del moto, perché le equazioni di Hamilton danno derivate nulle, e gli angoli invece si muovono linearmente nel tempo. E quindi, diciamo, la questione che affronta Poincaré, questa, se volete, è il quadro del sistema solare imperturbato, è il quadro di un atomo classico, diciamo, in cui l'elettrone segue una carica puntiforme al centro, e ovviamente non c'è nessuna quantizzazione qui. E la questione che affronta Poincaré è: che cosa possiamo dire quando accendiamo una perturbazione? Rimangono gli integrali primi del moto lì oppure no? È una domanda, come dire, antichissima in meccanica celeste, ma che diventa importante anche sia per i fondamenti della vecchia meccanica quantistica, sia naturalmente per i fondamenti della meccanica statistica. Tra un attimo vediamo il perché. Allora, il teorema di Poincaré e Fermi lo vedete enunciato su questa slide che ho fatto rosso-blu in omaggio a Bologna, il rosso è l'enunciato del teorema di Poincaré nel primo volume dei Méthodes Nouvelles,
e in blu vedete l'enunciato del teorema dei Fermi. Allora, ci sono due ipotesi necessarie che non ho enunciato per poter dimostrare questi teoremi. Una è un'ipotesi di non degenerazione della Hamiltoniana, uno vuole una Hamiltoniana per cui la matrice essiana della parte imperturbabile sia non singolare, quindi io possa avere una biiezione, diciamo, tra le frequenze dei moti delle variabili angolari e le variabili d'azione, diciamo, questo è poi il senso della cosa, il che vuol dire che le risonanze sono dense nello spazio delle fasi, e questo, diciamo, rende complicata poi la parte di convergenza delle serie, perché le risonanze si traducono in divisori nulli negli sviluppi perturbativi, quindi diciamo divergenze selvagge, insomma, che ci sono appunto ben presenti in meccanica classica, non solo in elettrodinamica, insomma, ovunque. E l'ipotesi di genericità è un pochino più sofisticata, ma in realtà non tantissimo, perché è un'ipotesi in cui semplicemente si chiede alla perturbazione di avere, diciamo, componenti di Fourier in tutte le direzioni. Cioè, se io in qualunque posizione nello spazio delle fasi guardo lo sviluppo della funzione perturbatrice e mi do una direzione nello spazio di Fourier, voglio che lì ci sia un elemento di perturbazione non nullo. Quindi diciamo una cosa di questo tipo. Sotto questa ipotesi Poincaré dimostra che un sistema quasi integrabile non ha integrali primi analitici nei suoi argomenti, tranne la Hamiltoniana, cioè indipendente, vabbè, la Hamiltoniana e le sue funzioni analitiche. E Fermi, sotto le stesse ipotesi, traduce il teorema di Poincaré in un risultato che invece ha a che vedere con la geometria della superficie di energia costante, cioè diciamo, si comincia a chiedersi cosa succede se io vado a guardare nello spazio delle fasi alla possibilità che ci siano delle ipersuperfici invarianti, delle cose che separano lo spazio delle fasi in pezzi. E dice: un sistema hamiltoniano quasi integrabile con almeno due gradi di libertà, con almeno tre gradi di libertà non ha sottovarietà analitiche 2L-1 dimensionali invarianti per il flusso hamiltoniano, con la sola eccezione della ipersuperficie di energia costante. Allora, non faccio la dimostrazione, perché non c'ho tempo, e la dimostrazione segue molto da vicino, come Fermi stesso dice, quella di Poincaré. È una dimostrazione perturbativa, in cui uno usa queste due ipotesi di non degenerazione della Hamiltoniana, che dà la densità delle risonanze nello spazio delle fasi, e di genericità dello sviluppo di Fourier, in sostanza per fare cosa? Per mostrare che uno deve necessariamente, per ottenere, per risolvere le equazioni, legare la parte, diciamo, la supposta forma implicita della ipersuperficie alla Hamiltoniana. Cioè, quindi in sostanza uno usa reiteratamente argomenti di densità delle risonanze per costringere in modo perturbativo, quindi cioè, sviluppando e ottenendo una catena infinita di equazioni che uno risolve, però con struttura simile, che uno risolve tutte le volte, per legare la funzione, la funzione hamiltoniana alla forma all'equazione implicita della sottovarietà invariante. Diciamo, questa è la dimostrazione di Fermi, che segue per l'appunto molto da vicino, come Fermi dice esplicitamente, quella di Poincaré. Però in Poincaré questo risultato non c'è, e legittimamente questo è citato in letteratura per primo in un articolo di Benettin, Ferrari, Tangani, Giorgili 40 anni fa, come il teorema di Poincaré Fermi, e dopodiché altri hanno mantenuto questa tradizione. Allora, quello che Fermi fa, capisce bene il legame che c'è tra questo risultato e il problema dell'ergodicità. Allora, quando si pone il problema dell'ergodicità, seguiamo il maestro, quindi seguiamo Fermi, che scrive: la meccanica statistica di Boltzmann e Maxwell è tutta fondata sulla supposizione che per i sistemi in essi considerati la curva C, che è semplicemente una traiettoria che passa per un punto nello spazio delle fasi col flusso hamiltoniano, passi per tutti i punti di E. E è la superficie di energia costante corrispondente all'energia di questo punto dello spazio delle fasi. Ossia, secondo la denominazione di Boltzmann, che il sistema sia ergodico. E poi prosegue richiamando: Rosenthal e Plancherel hanno dimostrato che non esiste alcun sistema meccanico ergodico, ma che per la validità delle considerazioni statistiche non è necessario che il sistema sia ergodico, ma basta che esso sia quasi ergodico, ossia che in generale la curva C passi infinitamente vicino a ogni punto di E. Oggi questa osservazione di Rosenthal e Plancherel è una banalità, cioè diciamo qual è il punto? Abbiamo parlato di equazioni di una Hamiltoniana che è addirittura analitica, quindi il flusso è analitico anch'esso,
quindi è rettificabile. Come fa una curva rettificabile a riempire una superficie? È una questione di dimensione. Quella c'è dimensione 1, una superficie c'è almeno dimensione 2, non la può riempire. Si può fare con curve continue, ma non con curve rettificabili. Quindi la questione è spazzata via. L'ipotesi ergodica formulata come è stata scritta non ha senso, mentre dire che la curva è densa nello spazio delle fasi, questo senso ce l'ha. La nozione di quasi ergodico che qui è invocata da Fermi è quella che però oggi, per esempio, in sistemi dinamici viene chiamata transitività topologica, perché per l'appunto fa riferimento non a una misura invariante, e la teoria della misura stava nascendo nel 1922, io non penso che Fermi avesse avuto nessuna esposizione alla teoria della misura, dubito che fosse qualcosa che veniva insegnato, perché era neonata, e ora parleremo un attimo anche della questione relativa proprio alla teoria ergodica. Quindi è una nozione di transitività topologica che è molto parente stretta dell'ergodicità nel caso in cui le misure siano buone. Cioè se le misure di cui si vuole investigare l'ergodicità sono misure che caricano positivamente tutti gli insiemi aperti nello spazio delle fasi, le due nozioni coincidono. E quindi diciamo, a questo punto la cosa è così. Allora, vorrei fare una piccola osservazione, e su questo mi appoggio a un maestro, che è Galavotti, sulla difficile digestione delle idee di Boltzmann. Io non sono assolutamente uno storico, e questo è un tema su cui ci sono persone molto autorevoli che ci hanno studiato a fondo e che hanno letto Boltzmann, cosa che io per esempio non ho fatto. E quindi diciamo non riporto l'opinione, credo, di uno dei massimi esperti mondiali dell'argomento, che dice quello che sostanzialmente Boltzmann faceva era ragionare in termini di celle, cioè Boltzmann discretizzava lo spazio delle fasi, cioè lui non lavorava col continuo, prendeva la superficie di energia costante, che immaginiamo compatta, e la divideva in celle. A quel punto, benché spaventosamente grande, queste celle erano in un numero finito, e la dinamica le permuta queste celle, e la nozione di ergodicità è una nozione in un certo senso combinatoria, che dice semplicemente che la permutazione tra questo numero enorme ma finito di celle ha un solo ciclo, cioè non può essere irriducibile, non può essere decomposto. E se abbiamo questa, effettivamente a quel punto la famosa sostituzione di medie temporali con medie spaziali diventa una cosa più che ragionevole. Il punto è che non è facile leggere Boltzmann, e la vulgata che è passata successivamente, per esempio grazie a Ehrenfest, ma insomma in generale, aveva portato a quella nozione risibile per un matematico di una curva che passava per tutti i punti. Se la curva deve essere la soluzione dell'equazione differenziale, questo non può essere il caso. E quindi, in qualche maniera, quello che succede anche, e quello che va detto, è che il passaggio al continuo delle idee di Boltzmann genera automaticamente più punti di vista possibili, sia il punto di vista della teoria ergodica moderna, che usa la teoria della misura e che si fonda su gli assiomi di Kolmogorov e i teoremi ergodici di Birkhoff e von Neumann, che sono tutti di 10 anni dopo, cioè sono degli anni inizio degli anni 30, quindi non c'erano quando Fermi si occupava di queste cose, sia della dinamica topologica, che è una disciplina essa che poi ha preso delle sue, come tutta la topologia, una sua strada indipendente, ma che interagisce col punto di vista probabilistico, che è quello che oggi però domina la ricerca nell'ambito della teoria ergodica e della teoria ergodica che parla con la fisica e con la meccanica statistica. Allora, la dimostrazione dell'ergodicità nell'articolo di Fermi funziona così. Quello che dimostra Fermi, tra virgolette, è che presi a piacere due elementi comunque piccoli di E e la superficie di energia costante, esiste in generale sempre qualche curva C che li attraversa entrambi, essendoci una curva che è un arco di traiettoria del flusso hamiltoniano. E l'argomentazione di Fermi è grosso modo questa, cioè se io considero tutte le traiettorie del sistema che passano per uno di questi due elementi, ho presentato la frase apposta perché specialmente a un matematico oggi dice che vuol dire due elementi piccoli di E, sono aperti, sono i semi misurati, cioè di cosa stai parlando? E in questa faccenda qui è centrale sapere se parli per esempio di aperti, di semi, cioè ci sono questioni che oggi non puoi eludere, insomma. Però lo stile è quello dell'epoca e va benissimo. Quindi io prendo uno di questi due elementi, considero tutte le traiettorie hamiltoniane che passano per tutti i punti che appartengono a questo elemento, ottengo un certo insieme, e quello che devo sostanzialmente dire è che il suo complementare deve essere vuoto in qualche senso.
E se ciò non fosse, ci sarebbe una qualche frontiera. Questa frontiera costituirebbe parte di una sottovarietà invariante distinta dalla varietà di energia costante, e questo contraddice il teorema che ho dimostrato prima, cioè il teorema di Poincaré-Fermi. E questa dimostrazione viene quasi subito, diciamo, messa in dubbio da Urbanski, e Fermi stesso scrive un addendum Uber di esistenze quasi ergodiche sisteme nel 24, sempre su La Science, in cui dice, insomma, perché quello che succede è che c'è questa questione della regolarità dell'interfaccia, cioè gli viene detto, ma guarda che forse tu stai solo escludendo la possibilità di un'interfaccia regolare e non di cose meno regolari. Lì Fermi è un pochino sportivo, dice l'ipotesi di analiticità non è necessaria per la dipendenza dalle variabili canoniche, che è vero, e quindi conclude con un po' d'ottimismo che forse la difficoltà non è così grave, che non leggo il tedesco, ma insomma dice forse non è un errore grave questa cosa. E qui lui, diciamo, si muove nel perfetto spirito del tempo, cioè diciamo la prova è incompleta, questa difesa che fa Fermi non è sufficiente, perché in realtà solo 32 anni dopo Kolmogorov nel 54 enuncia e all'inizio degli anni 60 Arnold e Moser dimostrano un teorema che chiaramente prova che invece no, cioè ci sono proprio in questo tipo di sistemi non delle fogliazioni, ma appunto delle laminazioni dello spazio delle fasi in superfici invarianti che sono ancora dei tori, ma che trasversalmente sono un insieme di tipo campo. Quindi diciamo, cosa che assolutamente non catturi con teoremi tipo, diciamo, con ipotesi di analiticità e di smoothness, e quindi diciamo la questione dell'ergodicità in generale, è, anzi paradossalmente, per valori molto piccoli della perturbazione, sembra risolversi al contrario, cioè sembra risolversi dicendo che il sistema non può essere quasi. Allora, questo lo dico con, cioè, qui sto mettendo sotto il tappeto una quantità enorme di ricerca in corso, ok? Cioè, la realtà è che non sappiamo quello che sta succedendo, perché se uno prende questi teoremi e in modo ingenuo prova a stimare i valori della perturbazione per cui si provano l'esistenza di queste curve invarianti, vengono valori ridicoli, cioè nel senso che diciamo rendono il teorema un balocco di noi matematici privo di ogni interesse per qualunque fisico. La realtà è che naturalmente le dimostrazioni che riesci a fare sono una cosa, c'è un grande lavoro per capire quanto puoi spingere queste stime verso valori più realistici. Già nel caso del sistema solare, che sono sistemi tutto sommato con pochi gradi di libertà, lungi da quello della meccanica statistica, c'è moltissimo lavoro per vedere quello che si può fare, se ci si può arrivare a dei risultati che siano applicativi, ed è un'area di ricerca molto fertile, cioè diciamo c'è un sacco di gente che se ne occupa. Se veniamo invece specificatamente al problema dell'ergodicità dei sistemi hamiltoniani, questo è ancora fondamentalmente aperto, e credo che a tutt'oggi hamiltoniane della forma considerata da Fermi, per cui si ha una dimostrazione dell'ergodicità, non ci siano. Cioè nel senso ci sono naturalmente risultati di Sinai, risultati sui biliardi, eccetera, normalmente sono collisioni rigide, quindi non sono con hamiltoniane regolari, ma se volete avete un potenziale tipo deltaforme. Ci sono anche oggi alcuni risultati che sono stati fatti regolarizzando un po' queste collisioni, ma siamo ancora lontanissimi dal trattare il caso che ambiziosamente voleva trattare Fermi, il quale Fermi secondo me non si è mai dimenticato della faccenda, e qui diciamo faccio una piccola breve incursione nel Fermi non più giovane, anzi nel Fermi postumo, perché è un articolo questo di Fermi Pasta Ulam, a cui è stato giustamente anche aggiunto il nome di Tsingu, che è la programmatrice che rese possibile l'esperimento numerico, perché quello che succede è che Fermi nel 52 torna sulla questione usando, in sostanza inventando per certi aspetti, almeno diciamo per quello che riguarda non semplicemente le simulazioni di Monte Carlo, che naturalmente sono un altro aspetto, ma in un certo senso la fisica computazionale, cioè nel senso che Fermi si dice c'è una marea di problemi interessanti in fisica che hanno equazioni fortemente non lineari che noi non sappiamo in nessun modo affrontare. Abbiamo costruito dei computer
tra una bomba e l'altra usiamoli anche per provare a fare qualche simulazione. E quindi lui prende il Maniac 1 e prende la Mary Tsingu, che è una giovane programmatrice, insieme a Pasta Ula, ma si mettono lì e cominciano a fare la simulazione, che è arcinota, e diciamo qui stiamo parlando di un argomento che ha ancora oggi un'enorme attività di ricerca sopra tantissimi articoli. Se voi cercate, Tsingu è stata diciamo riconosciuta da poco tempo, se voi cercate la bibliografia su Fermi Pasta Ula, Google Scholar vi dà credo 10 alla 4 articoli oggi come oggi, però insomma è un enorme pezzo di fisica computazionale. Allora, la questione che quindi propone Fermi è simulare l'evoluzione temporale di un analogo unidimensionale di atomi di un cristallo. Quindi prendete una catena di particelle collegate da molle, e quindi con interazione lineare, poi aggiungete però una debole correzione non lineare, quadratica o cubica. E questo è il Los Angeles Report 1940, che è stato scritto, come vedete, nel maggio del 1955, quindi Fermi è già morto. E come vedete il lavoro è fatto dai quattro nomi che ho aggiunto, ma è stato scritto da tre. In realtà naturalmente Fermi era già morto, quindi diciamo, aveva sicuramente contribuito a prime redazioni, ma non, la versione finale è stata scritta solo da Pasta e da Ulam. E è molto bello leggere semplicemente l'introduzione, perché spiega il punto di vista fin dall'inizio, dice questo rapporto, vabbè, insomma, la potete leggere, e mette, come dire, e pone chiaramente la questione, cioè vuole capire la possibilità di un comportamento ergodico, esaminando una delle conseguenze più importanti, anche se in realtà con diversi passaggi logici in mezzo, che è il teorema di equipartizione. Perché dico con diversi passaggi logici in mezzo? Perché per passare dall'ergodicità all'equipartizione vi serve il decadimento delle funzioni di correlazione, che non è una conseguenza dell'ergodicità, ci vorrebbero ipotesi più forti, e ci vuole una stima sulla velocità di decadimento, a maggior ragione se voi volete fare una simulazione numerica. Quindi diciamo c'è un bel po' di strada in mezzo, ma è chiaramente una conseguenza fisica estremamente interessante, che uno vuole andare a testare, e anche molto più facile da testare che non una densità di una traiettoria o una inesistenza di integrali primi L2, cioè diciamo cose non investigabili numericamente in modo sensato. E come vedete, come dire, uno può scrivere ovviamente la Hamiltoniana del modello nella forma di un sistema quasi integrabile. La parte integrabile è chiaramente semplicemente la parte con gli oscillatori armonici, e poi avete come piccola perturbazione appunto la non linearità, quindi diciamo la parte di grado 3 o 4 del potenziale. E quello che viene, diciamo, il risultato dell'esperimento è che non andavano le cose come si aspettava. Cioè quello che succede è che sostanzialmente l'idea era: prendiamo una catena con, credo che siano arrivati fino a 64 oscillatori unidimensionali, mettiamo tutta l'energia in uno e poi facciamo evolvere il sistema. E uno, diciamo, la tesa è che asintoticamente l'energia sia equipartita in tutti i 64 gradi di libertà. E quello che invece viene osservato è che l'energia comincia ad andare giù dal primo e ad alzarsi negli altri modi, ma poi risale. E questa cosa è buffa, perché tra l'altro avviene in un modo che ricorda molto tempo dopo la scoperta dell'attrattore di Lorentz, perché in sostanza quello che succede è che un giorno lasciano correre il computer troppo, all'inizio vedevano la cosa andare giù, vedevano solo questo primo pezzo della curva, ma poi un giorno si sono dimenticati di spegnere il Maniac 1, che immagino magari non volessero tenere acceso all'infinito, perché forse non aveva i sistemi di raffreddamento di oggi, insomma non lo so, poteva essere delicato, mettiamola così, e doveva essere usato anche per altre applicazioni meno teoriche, e lo lasciano acceso e poi tornano e vedono che questo torna su e comincia a dire cosa sta succedendo. E quello che succede, queste sono figure prese da un articolo, non dalla memoria originale, ma dall'articolo di Tucker e Tsingu, Advances in Mathematics, che divertente da leggere anche perché racconto ulteriormente la storia, e questa è una scala, come vedete, molto più lunga. Qui si guarda
fino all'ordine di 50 oscillazioni della frequenza fondamentale del sistema, qui invece si arriva alle migliaia, e come vedete si fanno vedere solo i primi due modi, e come vedete c'è un tutt'altro che un rilassamento, siamo in pieno regime di oscillazione. Ora questa cosa ha un sacco di spiegazioni parziali, una spiegazione completa di tutto quello che viene osservato ancora credo manchi, e non mi addentro in queste spiegazioni. C'è dietro ovviamente i solitoni, il limite con la KDV, e quindi insomma c'è questo aspetto integrabile nascosto che nessuno poteva sapere all'epoca, ma ci sono anche tanti altri aspetti legati appunto agli argomenti che dicevo prima, i cori invarianti, la teoria delle perturbazioni. Allora, è a tutti gli effetti, secondo me, un contributo ulteriore che va assolutamente ricordato, che Fermi inventa la scienza computazionale. Ci ha dato dignità a un esperimento. Qui non stiamo facendo un calcolo, non stiamo cercando di usare, diciamo, un metodo Monte Carlo. Non sto dicendo che quello non sia importante o che non sia un pezzo importante della scienza computazionale, però qui stiamo facendo un esperimento. Cioè quello che lui guarda questo tipo di sistema come se fosse un'estensione del laboratorio. E questo era qualcosa che prima di questo esperimento nessuno aveva pensato. Quindi da questo punto di vista qui c'è di nuovo una visionarietà straordinaria, la cui attualità oggi diciamo, è inconfutabile. C'è la quantità di esperimenti numerici che vengono fatti, di simulazioni fatte usando il computer come se fosse un laboratorio, è un pezzo enormemente grande di, non solo della fisica, ma di moltissime discipline scientifiche. E questo è sicuramente una dei meriti, tanti meriti che possiamo attribuire a Fermi. E volevo concludere invece con un aneddoto personale che non ha nulla a che vedere, però diciamo che magari alcuni può divertire. Da giovanissimo studente, avevo appena finito il primo anno di fisica, l'estate del 1982 andai a Parigi a un congresso sulla storia della fisica delle particelle, trovati i proceedings nel Journal de Physique, nella collezione della cosa. Allora, a questo congresso di storia c'erano praticamente, l'unico che non si fece vedere era Feynman, ma vennero Schwinger, Wigner, Weisskopf, c'erano Amaldi, insomma c'era il Gotha della fisica, e io da appassionato mi sentii tutti i seminari, capendo niente, però se erano di storia, per cui di solito qualcosa sentivi, poi avevi un po', diciamo, era un po' sentivi parlare di tutti questi grandi uomini. L'unico nome che è stato citato sempre e lungamente in tutti i seminari, e non c'è, e c'erano, diciamo, francesi, tedeschi, americani, insomma, era quello di Enrico Fermi. Cioè, diciamo, l'intersezione di tutti i seminari era un singoletto, e questo singoletto era Enrico Fermi, e io sono onoratissimo di aver potuto parlare di lui oggi. Grazie mille. Puoi commentare su quel spunto che hai dato sul fatto che c'entrano i solitoni col fatto che si ottengono quei risultati per Fermi e Pasta 1? Sì, no, credo che ci sia, cioè se tu fai il limite, ci sono modi di fare il limite per le equazioni in cui caschi nell'equazione KDV. E quindi diciamo puoi vedere il problema con un numero finito di particelle, al contrario, cioè puoi dire che è come se fosse una perturbazione del problema integrabile infinito dimensionale. Però ti ripeto, io lì non sono competente, cioè nel senso diventa una cosa delicata, devi vedere, c'è una intensa attività per spiegare una parte di quello che vedi in questa maniera. Insomma. Allora,
già 25-30 anni fa, cioè un, o forse 20 anni fa, forse anche meno, 15, insomma, ne, c'è un tomo curato da Gallavotti, che credo nella serie Springer di fisica, che è dedicato al problema di Fermi-Pasta-Ulam, quindi diciamo, con tanti interventi, eccetera. Ma la storia continua, cioè nel senso, rischio di dire, cioè, già, a parte che non sono già di quel tomo, non conosco tutto, ma se tu guardi negli ultimi 15 anni, continuano a esserci contributi, c'è una scuola importante anche italiana, ci sono colleghi, Busi, Pondo, insomma, c'è diverse persone che lavorano su queste cose, più tutte le persone che vengono dai sistemi integrabili, che pure si avvicinano. Sono altre domande? Certo, una questione ancora aperta dopo 70 anni, ormai sono 70 anni da quel lavoro. Sì, no, quella dell'erodicità è aperta da 100. Io credo che da un punto di vista storico sia molto interessante fare un paragone di personalità fra Boltzmann e Fermi, che affrontavano grosso modo lo stesso tipo di problemi. E qui mi viene in mente una domanda, cioè nelle tragiche vicende di Boltzmann, questa difficoltà nell'affrontare i problemi fondamentali dell'ergodicità, ha sì o no giocato un ruolo nel suo suicidio? Mica vorrei che ti risponda, vero? Cioè... Sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora Stefano Fer. Adesso c'è un coffee break. C'è...
riprendiamo. È il primo talk di Roberto Casalbuoni, che ci parla della statistica di Fermi. Pietro Milani. Ogni volta giuro questo. Ora sì. Allora, quello che vorrei fare in questo seminario è di raccontarvi un po' la genesi della statistica di Fermi. I punti che vorrei toccare, in particolare, a parte una breve introduzione, sono gli studi giovanili di Fermi, che come vedremo hanno avuto un'importanza rilevante poi per quello che farà, e poi mi soffermerò sulla costante assoluta dell'entropia, e poi il lavoro di Fermi e conclusioni. Allora, il ricostruire il cammino storico di un'idea in generale della scienza, ma in fisica in particolare, come ha sottolineato Rasetti in una nota proprio introduttiva sui Collected Papers di Fermi, la nota introduttiva al lavoro di Fermi sulla statistica, in generale è molto difficile. È più facile nel caso delle ricerche sperimentali, perché bene o male gli esperimenti, degli esperimenti abbiamo una traccia anche degli esperimenti sbagliati, mentre nel caso delle ricerche teoriche non è così, soprattutto nel caso di Fermi, che non si confidava assolutamente nemmeno con i collaboratori più stretti, ed inoltre non usava lavorare a casa la mattina presto, dalle 6 fino al momento in cui non andava in ufficio. Allora, i punti che in particolare vorrei toccare, quindi il problema non è semplice, però ci sono alcune tracce che possiamo cercare di seguire, e precisamente ci sono gli studi giovanili che come vi ho detto poi gli hanno permesso sostanzialmente di stare all'università senza preoccuparsi troppo degli esami. Poi il periodo di Gottinga, che è stato nominato più volte, che sia un periodo più o meno felice da un punto di vista umano, io questo non saprei dire, fatto sta che a Gottinga ci stette meno del previsto, però sicuramente fu importante per un certo numero di cose di cui Fermi venne a sapere in quel periodo. E poi nel periodo romano, questo è il punto un po' centrale del discorso che farò, nel 23-24 scrive due lavori, di cui in particolare il secondo, mi dilungherò un po', perché rappresenta proprio il preliminare al lavoro sulla statistica. E poi finalmente vi parlerò un attimo del lavoro di Fermi. Allora, per quanto riguarda gli studi giovanili, anche questo è già stato citato, la passione giovanile di Fermi per la fisica, acquista un libro sulle bancarelle di Campo dei Fiori, di cui vedete una cartolina dell'epoca, e questo libro in latino di Antonio Caraffa, che si studia religiosamente facendo tutti i relativi esercizi. Poi l'incontro con l'ingegnere Amidei, che lo seguì un po' in tutto il periodo degli studi, e in particolare gli consigliò nel periodo del liceo una serie di volumi a partire dalla trigonometria, l'algebra, la geometria analitica, calcolo infinitesimale integrale, meccanica razionale e finalmente logica e geometria. E questo come vedete, quindi naturalmente Fermi esce dal liceo con una conoscenza molto superiore a quella dei suoi colleghi liceali. Ma quello che fa Fermi in particolare, che a me veramente mi ha impressionato in maniera particolare, è che fra l'esame di maturità e l'esame di ammissione alla scuola normale
si prepara su questi 5 volumi del Polsom, Traité de Physique, che diciamo considerato un manuale eccellente da Einstein e di cui, come già stato accennato, scrive a Percy che fortunatamente ne ha già studiate 1000 delle pagine del Polsom e quindi ne rimane solo 3500 da studiare. Quindi lui si presenta alla normale, diciamo, con una conoscenza della fisica classica già completa e in particolare alla scuola normale conosce Nello Carrara e Franco Rasetti. Nello Carrara era reduce della Prima Guerra Mondiale, Franco Rasetti era iscritto alla normale anche lui, Franco Rasetti era uno studente di ingegneria che poi passerà a fisica al terzo anno. E come vi dicevo, appunto, Fermi non è che si deve stare molto a preoccupare degli esami, come qui diciamo cito una conferenza che Nello Carrara tenne a Firenze nel 1955 al Rotary Club, che è riportata in questa rivista al Colle di Galileo, in cui appunto anche Carrara dice che Fermi era uno studente un po' al di fuori delle regole, mentre loro dovevano sgobbare nella preparazione degli esami, lui si occupava di altre cose. In particolare, delle cose di cui si occupava erano la relatività generale, di cui diciamo scrisse in particolare il lavoro sulle coordinate di Fermi-Walker nel 22, gennaio del 22, quindi anche prima di laurearsi, e poi diciamo questo argomento fu ripreso da Walker nel 32. Si è occupato di vecchia teoria dei quanti e poi diciamo, a quanto nelle parole di Carrara, anche di entropia. Infatti Carrara dice: chi di noi conosceva a fondo quel misterioso personaggio della termodinamica che va sotto il nome di entropia? Nessuno, ma Fermi aveva già qualcosa da dire in merito, sul suo conto. Vabbè, diciamo, dopo la normale vince questa borsa di studio, va a Gottinga, qui incontra appunto il gotha della fisica teorica, Max Born, Werner Heisenberg, Pascual Jordan, per un brevissimo periodo anche Pauli. E quello che è rilevante dal nostro punto di vista è che lui, diciamo, viene a conoscenza di due cose in particolare. Le difficoltà che aveva Max Born nella quantizzazione dell'atomo di elio. L'atomo di elio, ovviamente, diciamo, la quantizzazione fatta alla Sommerfeld, che era, diciamo, l'unica maniera con cui si potevano quantizzare sistemi all'epoca. E diciamo, nell'atomo di elio, per l'appunto, ci sono due elettroni, quindi due particelle identiche, e questo, diciamo, rendeva la vita difficile a Born. E l'altro punto venne a conoscenza di lavori di Stern e Brody, in particolare Brody era uno studente di Born, in cui diciamo, cercavano di derivare la formula di Sacure e Tetrode, di cui vi parlerò tra un po', che è una formula che descrive l'entropia di un gas perfetto monatomico e, diciamo, in questa formula si può ricavare, da questa formula si può ricavare anche la costante assoluta dell'entropia. Ora, secondo Carrara, questo problema del valore assoluto dell'entropia interessava Fermi già da giovane età. Infatti Fermi, Carrara, sempre nella stessa conferenza, dice che la determinazione del valore assoluto dell'entropia era il problema che mulinava nella mente del giovane Fermi, non ancora ventenne, che con noi mangiava il castagnaccio, si arrampicava sulla statua di Cosimo I e faceva sacrifici all'entropia sulle Alpi Apuane. Qui vedete una foto dei tre amici sulle Alpi Apuane e diciamo questi sacrifici consistevano nel buttare sassi dalle rupi in maniera da aumentare l'entropia, il disordine dell'universo e quindi l'entropia. Quando torna a Roma nel 23-24, prima di andare a Leida, scrive due lavori. Uno, diciamo, ha origine, che qui ho denominato lavoro 1, che trae origine dal lavoro di Stern, in cui Stern appunto determinava l'entropia di un gas perfetto e quindi anche la costante assoluta dell'entropia. Qui riquadrata vedete la formula di Sacure e Tetrode,
con i primi due termini che sono i termini classici dell'entropia di un gas perfetto, e poi c'è un termine costante che appunto rappresenta il valore assoluto dell'entropia. E poi ve ne parlerò un attimo della derivazione. Insomma, la derivazione non lasciava i fisici contenti, per cui c'erano molti che lavorarono sul problema, tra cui Stern, e Fermi fa anche, diciamo, in questo primo lavoro un tentativo di miglioramento della teoria di Stern. Mentre il secondo lavoro si occupa che è quello che più ci riguarda, si occupa del problema della quantizzazione di sistemi che contengono parti che sono identiche fra loro. E quindi, vabbè, diciamo, questo è il secondo lavoro di cui discuteremo. Però prima fatemi dire qualcosa sulla costante assoluta dell'entropia. Allora, Sakura e Tetrode, rispettivamente nel 1911 e 1912, calcolano l'entropia di un gas perfetto alla Boltzmann, assumendo che lo spazio delle fasi sia diviso in celle di volume H al cubo, dove H è la costante di Planck. Ovviamente non c'era nessuna base teorica che giustificasse questa scelta, e quindi questo spiega, no, anzi, scusate, per di più Tetrode fece vedere che la formula che avevano derivato era in accordo con i dati sperimentali che si avevano sul gas di mercurio. Il gas di mercurio, diciamo, in uno degli stati più comuni, c'ha un nucleo fermionico, c'ha 80 protoni e 121 neutroni. Quindi, diciamo, i dati si accordavano perché, per l'appunto, l'esperimento, diciamo, era su un gas con atomi fermionici. E siccome appunto l'ipotesi Sakura e Tetrode erano discutibili, molti autori appunto cercarono di ottenere giustificazioni migliori della sua formula, tra cui in particolare questo lavoro di Stern che vi ho citato. Viceversa, nel secondo lavoro, Fermi, diciamo, quindi il lavoro di Stern più che altro è questo lavoro di Fermi, li cito perché, diciamo, fanno capire che Fermi si interessava molto a quel problema in questo periodo. Però il lavoro che ci interessa è il secondo. Il secondo parla delle difficoltà, anzi addirittura della inapplicabilità delle regole di quantizzazione alla Summerfield per sistemi che contengono particelle identiche. Infatti fa un esempio famoso, diciamo, di tre particelle in un cerchio messe ai vertici di un triangolo equilatero, e che nel caso in cui le particelle siano distinguibili tra di loro, la simmetria del problema è 2π greco, e quindi, diciamo, la quantizzazione, una relativa quantizzazione del momento orbitale, mentre nel caso in cui le particelle siano identiche, la simmetria del problema è 2π greco terzi, quindi, diciamo, c'è un fattore 3 nel valore dell'impulso quantizzato. Ma, diciamo, la parte più interessante è la parte centrale del lavoro. La parte centrale del lavoro, Fermi considera un gas perfetto monatomico costituito da n particelle in un recipiente a forma di parallelepipedo, che qui, diciamo, ho schematizzato in questo quadrato, e divide inizialmente il parallelepipedo in n celle, e quindi mette una particella per ogni cella, e fa sempre un calcolo alla Boltzmann e determina l'entropia del sistema, e trova una formula che coincide esattamente con la formula di Sakura e Tetrode. Dopodiché rifà lo stesso conto, però dividendo il recipiente in n mezzi celle e ponendo due particelle in ogni cella. Ancora quantizza la Summerfield e il risultato che trova diverge rispetto al risultato di Sakura e Tetrode. E poi fa vedere che anche per ulteriori suddivisioni, diciamo, i conti non tornano con Sakura e Tetrode. Per finire, diciamo, per dare maggiore forza a questo argomento, considera sempre la divisione del recipiente in n mezzi celle, ma con due gas con particelle identiche salvo per la massa, diciamo, quindi praticamente due gas diversi, e mette sempre due particelle, due atomi per cella, ma uno di un tipo e uno dell'altro. Rifà il conto e trova che l'entropia è la somma delle due entropie di Sakura e Tetrode per i due gas distinti, come se i due gas occupassero l'intero volume. Quindi, diciamo, in questo caso la quantizzazione da Boltzmann funziona,
mentre nel caso di avere una sola particella per cella, mentre in tutti gli altri casi, diciamo, si ottiene risultati divergenti. Quindi la conclusione di Fermi è che per quanto concerne le regole di Summerfield, queste non siano applicabili nel caso che alcune parti del sistema siano tra di loro completamente identiche. E dopodiché, diciamo, si limita a fare questa considerazione, non è che cerca di fare qualche ipotesi su eventuali soluzioni, eccetera. Oggi sappiamo appunto che la soluzione del problema è il principio di esclusione di Pauli, ma qui lui assolutamente, diciamo, non dice altro. E fatto sta che successivamente, in anni molto successivi, risulta che Fermi si sia lamentato sia con Segre che con Pontecorvo. La sua lamentele con Segre risultano da Rasetti, e quelle con Pontecorvo da Pontecorvo stesso, in cui dice di essere rimasto molto dispiaciuto dal fatto di non essere arrivato al principio di esclusione prima di Pauli. Diciamo, vabbè, vista così può essere un'affermazione discutibile. Secondo Rasetti, se Fermi avesse riconsiderato più a fondo il suo lavoro del 24, può anche darsi che ci sarebbe arrivato. Comunque queste sono speculazioni. Dopo Roma, Fermi, come è noto, va per un periodo di qualche mese a Leida e poi successivamente ottiene un incarico a Firenze per i due anni accademici 24-25 e 25-26. Allora, in questa maniera siamo arrivati alla statistica di Fermi. Allora, qui diciamo c'è un piccolo giallo, perché il principio di esclusione è formulato nel gennaio del 25, mentre il lavoro di Fermi è praticamente dell'inizio del 26. E uno si può chiedere, diciamo, vista la premessa del lavoro del 24, come mai ci ha messo un anno ad arrivare alla soluzione? Che, diciamo, insomma, osservando il lavoro del 24 sembra quasi ovvio. Allora, c'è stato uno studio di Cordella e Sebastiani pubblicato sul Nuovo Saggiatore nel 2000 che cerca di spiegare questo punto. E precisamente, diciamo, loro sono interessati a che cosa ha fatto Fermi in quel periodo. Allora, dall'inizio del 25 fino a tutta la primavera, lui stava facendo un lavoro sperimentale con Rasetti, un lavoro sperimentale anche interessante, ma su cui, diciamo, non entro. E nel luglio del 25, viceversa, fu commissario per gli esami di Stato. In agosto del 26, Fermi, come tutti gli anni, va a San Vito di Cadore, sulle Dolomiti. Qui vedete Fermi che si arrampica, e in particolare, diciamo, però San Vito di Cadore incontra Krenig. Krenig, come probabilmente sapete, era un fisico teorico dell'epoca, molto ben informato su quello che succedeva nel settore e sicuramente era al corrente del principio di esclusione di Pauli, perché risulta questo da lettere inviate da Krenig a altri fisici dell'epoca, e quindi, diciamo, praticamente sicuramente informò Fermi di questo lavoro di Pauli. Però il 23 settembre, quindi una volta rientrato dalle vacanze, Fermi scrive a Persico che solo da poco ho ripreso a leggere qualche lavoro scientifico, ma la sua... ma la sua sensazione è che non ci siano stati risultati particolarmente interessanti. Può essere che Fermi, diciamo, sentendoselo raccontare, o forse dando un'occhiata un po' così superficiale al lavoro di Pauli, e probabilmente ha ragione, diciamo, sul momento abbia pensato che il lavoro di Pauli, cioè questo principio, questo fatto dell'esclusione di non avere più di una particella, diciamo, per numero quantico, potesse essere legata alla dinamica atomica, quindi fosse un fatto puramente dinamico e non un fatto, diciamo,
legato alla natura delle particelle. Quello che succede poi in settembre è che lui comincia a preparare il corso di fisica matematica. Lui a Firenze teneva due corsi, meccanica razionale, fisica matematica. In realtà che ho scritto fisica matematica avrei dovuto scrivere fisica teorica, perché il corso del 25-26 in realtà gli fu cambiato nome, fu chiamato fisica teorica. E questo verteva su probabilità e meccanica statistica. E questo lo scrive sempre a Persico nella stessa lettera. E quindi è plausibile che, ritornando su questi argomenti, mi sia ritornato a mente il problema della quantizzazione del gas perfetto monatomico. Poi, praticamente, notizie certe, salvo questi due punti che adesso vi menziono, non si hanno fino alla comunicazione di Garbasso agli Incei del lavoro sulla quantizzazione del gas perfetto monatomico. Vabbè, per chi gli piace, c'è questa descrizione romantica della Laura Fermi con Rasetti e Fermi sdraiati sull'erba dei prati di Arcetri a caccia di lucertole, e con Rasetti che osservava la vita delle formiche. Come è noto, Rasetti è stato un grande naturalista, oltre ad essere un ottimo fisico, e Fermi che viceversa cercava il principio nascosto, il principio mancante, cioè il principio che gli mancava, per arrivare a qualche conclusione nel lavoro del 24. E poi c'è questa intervista radiofonica a Fermi subito dopo il premio Nobel, in cui l'intervistatore chiede a Fermi come mai gli era venuta l'idea della statistica, e questo è citato nel libro di Maltese Il Papa e l'Inquisitore, in cui Fermi dice che l'idea gli era venuta in dicembre, passeggiando vicino all'osservatorio di Arcetri. Quindi il 7 febbraio del 26 Garbasso comunica questo lavoro di Fermi. Questo lavoro, come abbiamo sentito, tutti i lavori che Fermi riteneva importanti venivano anche pubblicati in tedesco, quindi in tedesco viene pubblicata una versione ampliata, una versione italiana un po' un sunto. I punti più dettagliati si trovano sulla versione tedesca, sullo Zeitschrift für Physik. Questo è il lavoro di Fermi, gli atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e questo è il lavoro sullo Zeitschrift für Physik. Allora, che cosa fa? Molto brevemente, perché pare inutile descrivere come si deriva Fermi, però in relazione con quanto ho detto prima. Allora, innanzitutto bisogna osservare che Fermi ragiona con la vecchia teoria dei quanti. La meccanica delle matrici è del luglio del 25, quindi Fermi la conosceva, però Fermi non è mai stato impressionato dalla meccanica delle matrici, è sempre considerata troppo formale. La meccanica ondulatoria nasce a marzo del 26, il lavoro di Schrödinger di marzo del 26, quindi per Fermi ancora non esisteva. Allora, che cosa fa in questo lavoro? Innanzitutto richiama le problematiche della quantizzazione alla Summerfield, poi riesamina il principio, cioè riconsidera il significato del principio di esclusione di Pauli, e dopodiché lo generalizza dal caso di elettroni in un atomo, quindi elettroni interagenti, al caso di atomi non interagenti, appunto per quanto concerne il gas perfetto. Quindi in qualche modo ne fa un principio universale, perché attribuisce questa proprietà alle singole particelle. Questo non è un effetto di interazioni o cose di questo tipo, è una proprietà intrinseca delle particelle. Dopodiché quantizza. Adesso poteva anche semplicemente prendere il lavoro del 24 e dire, come si è dimostrato il lavoro del 24, il risultato è Sacur e Tetrode. In realtà, per essere più vicino, e questo lo dice anche esplicitamente, per essere più vicino al lavoro di Pauli, mette il suo sistema, invece in un recipiente, lo mette in un campo armonico. Quindi l'energia del sistema è quantizzata, secondo la legge standard HNU, per S1, per S2, S3, con S1, S2, S3
numeri interi maggiori o uguali di zero, e dopodiché assume con Pauli che ci sia al più una particella per numero quantico S6. E in questa maniera appunto ritrova Sakur e Petrov. Questa appunto vabbè, la formula nota della distribuzione di Fermi. Però appunto la storia non è completamente finita perché nell'agosto del 26 Dirac, basandosi sulla meccanica ondulatoria, dimostra che i sistemi elementari, diciamo le particelle, si dividono in due categorie, quelle con funzione d'onda simmetrica e quelle con funzione d'onda antisimmetrica, rispettivamente oggi diremo bosoni e fermioni. Inoltre, nel caso di particelle con funzione d'onda antisimmetrica, ovviamente dice che soddisfano il principio di esclusione di Pauli, e inoltre diciamo rifà praticamente il conto del gas perfetto di Fermi, però non cita Fermi. Qui si può speculare sul perché non lo cita, probabilmente, cioè, credo che Dirac abbia detto che l'aveva visto questo lavoro, però diciamo in qualche modo non l'aveva considerato. E è possibile che, diciamo, visto come ragionava Dirac in termini di teorie, fondamentalmente, diciamo, l'abbia considerato un lavoro applicativo. Comunque fatto sta che Fermi scrive questa lettera che qui vedete, in cui fa presente a Dirac di avere, gli dice che il suo lavoro è molto interessante, che ha visto che lui ritrova gli stessi risultati suoi di Fermi, che però aveva presentato in un lavoro precedente, e quindi lo prega, diciamo, di considerare il suo lavoro. Devo dire che Dirac molto onestamente riconosce la priorità del lavoro di Fermi, infatti come è noto oggi la statistica si chiama di Fermi-Dirac. Vabbè, qui si può discutere se il nome di Dirac ci stia bene oppure no, però fatto sta che, diciamo, la derivazione di Dirac da un punto di vista puramente teorico diciamo è molto più, in qualche modo inquadra nell'ambito della meccanica quantistica, mentre quella di Fermi è una derivazione fatta nella vecchia meccanica quantistica. Quindi, tra l'altro, questo lavoro di Fermi è stato praticamente l'ultimo lavoro importante della vecchia teoria dei quanti. Quindi cioè le conclusioni sono un pochino più lunghe del normale, ma comunque, diciamo, quello che vorrei dire è l'importanza della statistica di Fermi sia nel campo della fisica. Già nel 26 Euler l'applicava all'astrofisica, poi la fisica nucleare, fisica delle particelle elementari, struttura della materia, ma poi anche in settori tipo la conduzione elettrica dei metalli, come risulta dal lavoro di Pauli del 27. E poi, come sappiamo, serve per spiegare tutta la fisica dei materiali semiconduttori, e quindi, diciamo, apre la strada a tutta l'elettronica moderna. E questo, diciamo, è ben ricordato da Bardeen. Bardeen ha avuto due premi Nobel nel 56 e nel 72. Il premio Nobel del 56 era su semiconduttori e transistor, e come vedete questo è il suo discorso Nobel, e cita subito la statistica di Fermi-Dirac e riporta la formula di distribuzione di Fermi, perché, diciamo, è la base di questo lavoro che lui ha fatto insieme ad altri. E nel 72 Bardeen riceve un altro premio Nobel, è stato l'unico fisico a avere due premi Nobel, qui, diciamo, secondo me Fermi ne avrebbe meritati di più, ma insomma. E in questo secondo premio Nobel è fatto sulla superconduttività, che anche è completamente basata sulla statistica di Fermi-Dirac. Quindi, diciamo, come si vede, l'influenza di Fermi, in particolare la statistica di Fermi-Dirac, è stata importantissima. Però l'influenza di Fermi, diciamo, in tutti i settori della fisica, è stata di un'importanza straordinaria. Basti pensare che fra i suoi studenti di PhD di Chicago, ben quattro hanno preso il premio Nobel, che sono Steinberger, Chamberlain, Teddy Lee e Friedman. Friedman, quello degli acceleratori, non quello cosmologo. E a questi, diciamo, va aggiunto Segre, quindi cinque premi Nobel per i suoi studenti. E inoltre persone che hanno studiato con lui nel periodo in cui insegnava a Chicago e che hanno anche collaborato con lui, posso citare i premi Nobel di Young e Cronin.
diciamo, tutto questo si può riassumere in uno studio che ha fatto questa professoressa di sociologia, Henriette Zuckerman, che ha esaminato l'influenza che i premi Nobel americani, ricordatevi che in America il premio Nobel di Fermi per gli americani è un premio Nobel americano, non è un premio Nobel italiano, e quindi diciamo l'influenza dei Nobel sui futuri premi Nobel, e esaminato da questo punto di vista lei dice che il ruolo di Fermi è stato unico in questo rispetto. È stato unico in particolare per quanto riguarda i fisici degli Stati Uniti, ma con tutta probabilità per i fisici di tutto il mondo. Ringrazio. Grazie. E adesso sono domande al talk di Roberto. Paolo. Una domanda basata sulla mia ignoranza, cioè come facevano a misurare, si dice che sperimentalmente avevano verificato la... Ah, ecco, perché mi sembra una contraddizione, cioè la costante... diciamo, questo è nel lavoro di Tetrode del 12... E diciamo, a quanto pare queste misure erano ritenute abbastanza corrette, perché poi tutta una serie, io ho citato solo i lavori di Stern e Brody, ma c'è stata una serie piuttosto grossa di lavori sul problema. Quindi diciamo, evidentemente molti fisici davano per accertato il fatto che la formula di Sacure e Tetrode fosse corretta. Però non ti so dire quale sia la tecnica sperimentale. Altre domande? Vabbè, se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora. Il prossimo speaker è Vincenzo Cavasini, che ci parla del seguente argomento: le collisioni fotone-fotone, incredibilmente da Fermi a LHC. Allora, le collisioni ovviamente sono quelle di LHC, ora anche con la sua genialità io non lo so, ma non credo che Fermi avesse mai concepito la possibilità di fare ai suoi tempi collisione fotone-fotone, ma non ne sono sicuro. Allora, l'idea è che però l'idea primordiale di associare fotoni a una particella carica in moto rapido è di Fermi, senza dubbio è di Fermi, 1924. Particelle quindi associate al moto di una particella carica. Oggi a LHC noi studiamo fotoni associati a particelle cariche più robuste, perché la probabilità di associazione, chiamiamola così, va come il quadrato della carica, quindi utilizziamo ioni piombo Z uguale 82 per massimizzare la produzione di fotoni, e questo per studiare per esempio l'interazione gamma-gamma per produrre coppie di tau, poi vi dirò perché. Fermi lavorava sulla carta, ha anche fatto questo che secondo me è molto importante, ha verificato il suo modello con dei dati sperimentali che già esistevano, no? Sulla ionizzazione per esempio sull'elio di una particella alfa. Noi lavoriamo, come è noto, a energie ordini di grandezza superiori. Allora, l'articolo che vi illustro oggi si chiama Sulla teoria dell'urto tra atomi e corpuscoli, e anche questo, come altri articoli, ha avuto la prima pubblicazione su Zeitschrift für Physik, che è poi su Nuovo Scimenti, che dimostra ancora una volta, come già detto, che Fermi riteneva questo articolo importante.
abbiamo un campo elettrico che si associa a una particella carica in moto, e queste appunto sono anche Fermi, questo lo sapeva, si fa il calcolo che vi illustro fra poco, e quello che facciamo all'HC, abbiamo i nostri due ioni piombo, i quali interagiscono, facciamo in modo che, guardando lo stato finale, interagiscano a un parametro di impatto maggiore di due volte il raggio, in maniera da poter considerare soltanto le interazioni elettromagnetiche e non quelle forti, che sarebbero, che creerebbero confusione. La differenza di energia è notevole, le particelle alfa dal decadimento di quello che chiamavano allora radio C, che in realtà è il polonio, erano di MeV, fino a 8 MeV. Le interazioni di cui stiamo parlando, queste particelle, hanno un'energia, questi ioni piombo, di 522 tera electron volt, vale a dire 251 TeV per nucleone. Normalmente viene citata l'energia per nucleone quando si parla di interazioni di ioni pesanti. Dove siamo collocati temporalmente? Allora, l'articolo fu scritto, questa è un'informazione di cui non ho una referenza, che ho letto in un rendiconto di Giuseppe Fidecaro su Fermi. Gli devo ancora chiedere dove ha preso questa informazione. Fu scritto durante la vacanza di Fermi, come già detto anche nel talk precedente. Fermi passava le sue vacanze volentieri sulle Dolomiti nell'estate del 1924, dopo il deludente soggiorno a Gottinga. Non so quanto sia stato deludente, un po' la mia impressione si è corretta, perché in qualche maniera ha tratto delle informazioni a Gottinga, e prima di essere ospitato all'EIDA presso Paul Ehrenfest, con cui ha avuto questa una fotografia con Ehrenfest. Ho cercato invano a Gottinga, con cui abbiamo delle interazioni scientifiche, se ci fosse una fotografia del suo soggiorno a Gottinga, un articolo, una qualche testimonianza della sua presenza. A Gottinga non c'è niente. Bene, che vedete Fermi sulla destra, ovviamente al centro Ehrenfest. Allora, l'idea è semplice, è molto semplice. Prendo le parole di Fermi nell'articolo. Lo scopo del presente lavoro, dice, di precisare ulteriormente le analogie esistenti fra queste due classi di fenomeni, e precisamente di dedurre quantitativamente i fenomeni di eccitazione per urto da quelli di assorbimento ottico. Quindi lui vuole interpretare con assorbimento ottico, cioè l'eccitazione di atomi, fenomeni anche di urto. E lui fa la seguente considerazione. Quindi consideriamo che quando una particella elettrizzata passa nelle vicinanze di un punto, essa vi produce un campo elettrico variabile se è in moto. Se noi, con un integrale di Fourier, decomponiamo questo campo nelle sue componenti armoniche, quello che fa, riscontriamo che esso è uguale al campo elettrico che vi sarebbe in quel punto se esso fosse colpito da della luce con una conveniente distribuzione di frequenze. E quindi questi sono i fotoni. Il calcolo brevemente, ricordo. Quindi questi sono i campi elettrici che anche gli studenti del secondo anno conoscono bene, con due componenti, perpendicolare e parallelo al moto. Questa la velocità che compare in questa formula non relativistica è la velocità della particella carica, B la distanza di minimo avvicinamento alla particella al punto P, diremmo il parametro di impatto, epsilon, non so perché la chiama epsilon, carica elettrica della particella, e teta è il tempo. Allora, a questo punto deve espandere in una serie di Fourier, inizialmente fra un mezzo, meno un mezzo T grande e più un mezzo T grande, e quindi i due campi trovano questa serie di Fourier espansa in questo modo, e uno ed è due. Ora, lui dice, il campo elettrico a n, uno di questi queste componenti, a n seno di 2 pi greco n su T, teta il tempo, è equivalente, dice, a quella di un'onda luminosa di intensità C su 4 pi greco a n al quadrato, cioè il coefficiente diviso 2, e di frequenza nu uguale a n su t grande, in cui questi an e bn che sono qui dentro questo sviluppo sono questo integrale, integrale di Fourier. Quindi fin qui, non mi sembra che ci sia niente di particolarmente, diciamo, difficile.
E lui a questo punto si premura di definire un'intensità I di nu nell'intervallo di nu moltiplicata per la durata della sua azione T grande, e poi manderà T grande all'infinito. Quindi quello che c'ha è questa espressione per l'intensità della radiazione, che dipende, come vedete, da questi due coefficienti, AN e BN, e quando il tempo T considera l'effetto va all'infinito. Questo in formula vuol dire semplicemente quello che abbiamo scritto prima, si tratta di fare questi due integrali, qui il primo moltiplica b quadro, il secondo la velocità al quadrato, e sono questi integrali, diciamo, al quadrato di an quadro e bn quadrato. Ora, questi due integrali si possono esprimere per mezzo delle funzioni modificate di Bessel di seconda specie di ordine 0, che lui chiama, si chiamano k0, quella 0, e K1, quella 1. E vabbè, questo definisce, queste sono funzioni note, già ai suoi tempi ovviamente, quindi sa come trattarle. Dopodiché esplicitamente questo vuol dire riscrivere l'intensità in questo modo, col contributo, notate che qui c'è un quadro, moltiplicare il tutto, K0 quadro più K1 quadro, oppure semplicemente definendo B di omega, non so perché faccia questo passaggio, non mi sembra necessario, dice K0 quadro di omega più K1 quadro di omega, e quindi in definitiva la formula che lui trova per l'intensità associata a una particella carica in moto, che dipende dalla velocità, dipende dal parametro di impatto, trova questa formula. Si premura anche che H nu non può essere maggiore dell'energia cinetica della particella, e quindi quella formula dice giustamente che vale soltanto se H nu, se l'energia, diciamo, associata all'emissione deve essere minore di un mezzo mv quadro, quindi dai il limite, oppure zero nel caso che sia maggiore. Ora io mi sono divertito a graficare quella distribuzione di intensità. Fermi, come dicevo prima, usa con particelle alfa, che vengono dal radio C, chiamato radio C, allora in realtà si tratta del polonio, su un atomo di elio, e lui calcola, il conto non ve l'ho riportato, ma insomma lui deve tenere conto di tutti i possibili parametri di impatto, perché la frequenza e quella distribuzione che abbiamo visto dipende dal parametro di impatto, quindi alla fine fa una somma pesata di tutti quanti i possibili parametri di impatto e trova un raggio, quello che chiama un raggio equivalente, che è uguale a 0.75 per 10 alla meno 10 metri, cioè come se tutte le particelle andassero, fossero a quel raggio, quindi parametro di impatto, raggio uguale parametro di impatto equivalente. Io per esercizio nella mia distribuzione di intensità ho usato il T, quello che usa lui per il polonio, cioè T alfa 8 MeV, che corrisponde a una velocità di 2 per 10 alla 7 metri al secondo, B l'ho preso come due volte esterno all'elio, due volte il raggio dell'elio, cioè 0,6 per 10 alla meno 10 metri, è simile a quello che prende lui nel suo raggio pesato, Rho, nel suo raggio equivalente. Ora Fermi fa anche un taglio per capire dove siamo in questa distribuzione, perché lui vuole ionizzare l'atomo di elio, quindi il potenziale ionizzazione K shell dell'elio vale 24.5, quindi in questa distribuzione, che è quella lui che vi ho fatto vedere prima, che ho messo in questo grafico, lui staglia qui a 24.5 MeV, che si trova presso poi in questa regione. Qui avete l'argomento delle Bessel, qui avete invece la scala espressa in frequenza di 10 multipli di 10 alla 17, oppure se volete in electron volt moltiplicato 10 alla 2, quindi si tratta effettivamente di raggi X, si tratta effettivamente di raggi X. E la cosa che fa Fermi è anche una verifica del modello, e questo mi sembra molto istruttivo e importante. Prima si occupa della possibilità che elettroni di bassa energia, devo dire 4 o 7 electron volt, possano eccitare la riga 2536 del mercurio, e lui trova un risultato che può paragonare con dei dati sperimentali che esistono, e c'è una discrepanza. Lui trova che questa probabilità di eccitazione è il doppio del dato sperimentale, e giustifica
questa discrepanza col fatto che, che questi elettroni arrivano abbastanza vicini all'atomo da non poter seguire una traiettoria rettilinea che invece lui mette nelle sue ipotesi. Poi Putin dice, beh, usiamo particelle più robuste, usiamo particelle alfa che sono più rigide, e quindi questa è la velocità che vi dicevo prima, 1,98 per 10 alla 9 centimetri al secondo, e che corrisponde poi nell'emissione a frequenza di raggi X. E qui funziona molto meglio il suo paragone, anche se il suo modello mi sembra piuttosto grossolano, se posso permettermi questo parere su un articolo di Fermi. Trova 4.800 coppie di ioni per centimetri contro il dato sperimentale di 4.600, che insomma, entro le sue ipotesi, che sono abbastanza larghe, i dati sperimentali, tra l'altro non ho trovato un errore su questi dati sperimentali, secondo me sono perfettamente compatibili. Un'altra cosa che fa, sempre seguendo la stessa procedura, si studia anche il frenamento delle particelle alfa, sempre dal polonio, in elio, e trova che la lunghezza di dimezzamento della velocità è 37 centimetri, fermi con il suo modello, e 33 centimetri dall'esperimento. Ancora mi sembrano due dati che possano essere ben compatibili. Nonostante questo, però, ricevette subito, nonostante fosse la rivista fu inviata a Zeitschrift für Physik, però poco dopo questa pubblicazione Bohr osservò che il metodo di Fermi non forniva la distribuzione della velocità degli elettroni emessi compatibile con l'esperienza. Quindi Bohr criticò questo lavoro. Disse: in queste circostanze non si può considerare come una conferma dell'ipotesi usata da Fermi il fatto che una stima dell'azione frenante, si riferisce al frenamento delle alfa, basata sulla necessità della conservazione dell'energia, non controlla la conservazione dell'energia, di risultati che si accordano approssimativamente con l'esperienza. E Fermi, apparentemente, anche di questo non ho una referenza precisa, credo che venga questo da Segre, fu ferito da questa critica che ritenne ingiustificata e che veniva in un periodo in cui lui stava cercando di affermarsi come fisico a livello internazionale. È un'altra diceria, insomma, che segue a questa, non accoglimento di Fermi della critica, e che è probabile che questo infelice episodio abbia avuto un effetto negativo sul suo atteggiamento verso il cosiddetto spirito di Copenaghen negli anni successivi. Bene, ora qui siamo con Fermi. La teoria di Fermi che abbiamo visto non era una teoria quantistica, queste onde non erano onde elettromagnetiche, insomma, quindi aveva bisogno di miglioramento che venne con la meccanica quantistica. Quindi il metodo di Fermi trovò un'adeguata giustificazione teorica attraverso la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo. Il primo fu Williams nel 1933, quindi 10 anni dopo, che applicò la teoria di Fermi al sistema usando la meccanica quantistica. E ancora più tardi Weizsäcker ha utilizzato lo stesso metodo per il calcolo della Bremsstrahlung, e il modello divenne noto come il metodo di Weizsäcker e Williams, che io ho imparato a conoscere nelle lezioni di fisica superiore del terzo anno di università molti anni fa. Non credo che Fermi non credo che abbia mai rivendicato la primogenitura dell'idea. Forse aveva altri meriti scientifici che insomma non gli importava molto rivendicarla, però questo è il fatto. Forse secondo me sarebbe giusto associare a Williams e Weizsäcker anche il nome di Fermi quando si cita questo metodo. Devo dirvi però che non molto tempo fa, io sono venuto a conoscenza dell'articolo non molto tempo fa, perché in una riunione al CERN in cui si parlava di collisioni di fotoni veniva citato Enrico Fermi e non Weizsäcker e Williams, fra chi aveva avuto l'idea primitiva di questo fenomeno, di avere fotoni associati a una particella carica in moto. Bene, questo metodo ha trovato molte applicazioni a problemi atomici nucleari, e lo stesso Fermi lo usò in molte occasioni successive. Allora, ora per i nuclei relativistici, non è il caso di Fermi,
il campo elettrico e magnetico sono perpendicolari e la configurazione può essere rappresentata come un flusso di fotoni quasi reali in certe ipotesi, seguendo appunto Weizsäcker e Williams. Quindi se io prendo un parametro di impatto B da un nucleo relativistico di carica Z, conviene avere lo Z, vedete, poi compare nel quadrato, come Rankine Fermi col quadrato della carica elettrica. È un boost di Lorentz gamma, questo è il numero di fotoni associati moderno, usando il metodo di Weizsäcker e Williams, con varie correzioni e miglioramenti. Qui c'è una referenza da cui ho tratto questa formula. Questo vi dà, data K l'energia del fotone, Z e alfa sono ovvi, poi c'è K1 e K0, sono di nuovo le funzioni di Bessel modificate, quindi formula un aspetto simile a quello che trovo Fermi, in cui l'argomento è ancora questo, dipende dal parametro dell'impatto, dipende dall'energia e da gamma. E questo è il numero di fotoni per unità di area e di energia. Quindi per termini ultrarelativistici, come vedete da qua, quello che domina è questo primo termine che genera fotoni polarizzati trasversalmente. Bene, dove nasce adesso la storia di LHC? Beh, nasce nel fatto che questa intuizione di Fermi, seguita poi dai successivi miglioramenti che sono venuti, ci permette di creare collisionatori di fotoni, che non è banale, eh? Quindi l'idea di accelerare ioni alto Z per favorire la produzione di fotoni e farli collidere ad alta energia. Quindi abbiamo per esempio due nuclei ioni piombo qui che interagiscono a un parametro di impatto due volte il raggio del piombo, che sono circa 7 Fermi. Quando il parametro dell'impatto, come ho detto anche prima, è fra due ioni è più grande la somma dei due raggi, interagisco soltanto in maniera, diciamo, elettrica, elettromagnetica. E nel caso che l'impulso trasferito, quindi piccolo impulso trasverso, sia molto minore della loro massa invariante, li possiamo approssimare come fotoni liberi. Queste collisioni, nel gergo di LHC, si chiamano collisioni ultraperiferiche. E qui c'è la formula che questa qui, che è la sezione d'Urto, per esempio, per produrre da due ioni AA, isotomico AA, che rimangono AA, perché queste interazioni rimangono intatti, i due ioni, almeno seleziono l'interazione che sia ultraperiferica, per esempio per produrre una coppia di leptoni, si scrive in questo modo la sezione d'Urto elementare, quindi devo essere in grado di calcolare questa sezione d'Urto elementare che ho scritto come X qua, in particolare se voglio produrre per esempio due leptoni, e che dipende anche dall'energia fra i due fotoni, e poi ho qualcosa di molto simile di quello che facciamo quando facciamo interagire due protoni o due adroni LHC, abbiamo la probabilità che dentro gli adroni ci sia il quark che abbia una certa cinematica, omega 1, una certa energia. E quindi quelle che si chiamano le PDF, no? Qui abbiamo una cosa del tutto analogo, come se esistesse proprio una PDF di fotoni associata a queste particelle che interagiscono. Poi B1 e B2 sono dei riferimenti trasversali rispetto a un'origine, la radice di SA è il nucleon energy, W W è la gamma, è l'energia nel centro di massa dei due fotoni, che è anche l'energia nel caso di due leptoni, nel centro dell'energia finale dei due invariante dei due leptoni finali, e poi normalmente viene parametrizzata in funzione anche della rapidità della coppia di fotoni o di elettroni di leptoni finali. E con la condizione che B, se definisco B come B1 più B2 diviso 2, la condizione di assorbimento viene chiamata. Per avere lo scattering ultraperiferico, cioè chiedo che esista questa funzione teta, che è B meno 2 il raggio del piombo. Questa viene chiamata appunto perché non si tocchino e quindi non ci siano interazioni forti fra i due nuclei piombo. Questa ovviamente la potete trasformare anche una sezione d'Urto doppiamente differenziale. Allora, come funziona? Allora, qui vedete in questa distribuzione la luminosità per due nuclei, di collisione di due nuclei, e questa è la luminosità in funzione, si chiama efficace, in funzione
della massa invariante dei due fotoni. Questo incentiva la meno 2, secondi la meno 1, già va la meno 1. È in funzione di proprio della massa invariante dei due fotoni, o se volete ancora della massa invariante del sistema finale dopo l'interazione. E qui vedete il vantaggio di utilizzare il piombo, no? Vedete, si riferisce all'LHC, in cui avete o collisioni protone-protone, anche i protoni ovviamente possono dare interazioni ultraperiferiche. Il caso dei protoni, protone-protone, che è quello normalmente si usa LHC, collisioni adesso sarà finalmente a 14 TeV, o piombo-piombo, ricordo che è quello che ci interessa per via della carica. Quando avete le collisioni piombo-piombo, come vedete, per la luminosità piombo-piombo è più difficile tenerla al livello di questo esempio, di quella che è protone-protone. Qui abbiamo 1,4 x 10 alla 31, la luminosità della macchina, in questo esempio, e invece sul piombo-piombo, appunto che il piombo appunto si rompe facilmente, diciamolo così, in maniera cruda, non potete avere grande luminosità quando le mettete tanti vicine in condizioni di collidere, è soltanto dell'ordine di 4, 10 alla 26 o 10 alla 27. E qui ci sono degli esempi di collisionatori che hanno utilizzato questa tecnica di scattering piombo-piombo, cioè fotone-fotone. Mi riferisco a Rick, che ha utilizzato ioni di oro per le collisioni, di oro luminosità è bassa, oppure LHC, piombo-piombo, con l'energia nucleone-nucleone, con luminosità attuale che arriva a 10 alla 27. Non mi risulta, forse Giorgio può commentare se lo sa, se sia mai stata utilizzata questa tecnica con protone-protone al tevatron. No. Comunque, potenzialmente questa può essere utilizzata anche in qualunque macchina di collisione, anche in collisioni ovviamente su targhetta fissa. Per fare un esempio, quanti eventi ci possiamo aspettare? Beh, la sezione d'urto gamma-gamma, per produrre una coppia di tau, che è quello che interessa fra poco, vale 500 microbar. 500 per 10 alla meno 30 centimetri quadri, se moltiplicate per la luminosità LHC in piombo-piombo, questo fa una produzione di non moltissimi, ma per sufficienti a fare delle misure, di cui accenderò fra poco, importanti, che sono 10 alla meno 3 al secondo. Allora, cosa ci facciamo oggi con queste collisioni piombo-piombo? Beh, ci studiamo la fisica fondamentale. Dunque, produzione di coppie di leptoni, potremmo produrre in condizioni sperimentali con meno luminosità, ma in condizioni sperimentali forse più favorevoli, sono eventi molto puliti questi. Non hanno sono eventi in cui i piombi rimangono tali, quindi avete soltanto lo stato finale da misurare. In cui potreste produrre delle particelle supersimmetriche, quindi dark matter, oppure interazioni note in cui producete nello stato finale una coppia di W. Quindi questa è legata a possibili, si chiama accoppiamento quartico dei W, questo in particolare, quindi è un banco di test per studiare nuova fisica. Oppure, cosa che è stata fatta recentemente, qui in una di queste riunioni che ho sentito parlare di Fermi, come l'inventore della tecnica dei fotoni associati a particelle cariche in moto, misurare il momento magnetico anomalo del tau, che è molto più difficile da misurare che non per gli altri leptoni carichi, elettrone e muone. Allora, perché? Perché se andate a vedere l'interazione che produce i due leptoni nello stato finale è fatta così, interazione in cui questa è un'interazione appunto ultraperiferica di nuovo, e quindi dov'è che agisce il momento magnetico anomalo del leptone? Agisce in questo vertice, nell'accoppiamento del fotone al leptone stesso, in questo modo. E quindi se voi trovate una maniera di misurare questo stato finale in questa interazione, potete vedere qual è l'effetto che può momento magnetico anomalo sul tau, e quindi vedere la differenza rispetto allo standard model, quindi avere un limite una zona di confidenza sul momento magnetico anomalo del tau, col vantaggio che questa interazione va come
con z uguale a 82 va come z alla quarta, quindi avete un bonus di 4 e 5, z alla quarta fa 4 e 5 per 10 alla 7. Quindi z4 aumenta la sezione d'urto, i due ioni piombo sono molto in avanti, addirittura non li misurate nemmeno. Finisco nella beam pipe, esistono dei calorimetri di veto a 300 metri dall'interazione. E lo stato finale, idealmente, è quello che cercate di triggerarci anche su, di selezionare, quindi un canale esclusivo, assolutamente esclusivo, con solidi cadimenti tauto, quindi niente pile-up, niente altre contaminazioni dei quark spettatori, niente. Idealmente è un'interazione che studiate molto bene. Perché, ora qui non mi devo fare tutta la storia, perché misurarla? Beh, vi ricordo che MuB, il momento magnetico B di una particella, è legata attraverso questa costante G allo spin della particella, e correzioni della teoria di Dirac, che corrisponde a questo accoppiamento, dice che G deve essere uguale a 2. E la differenza da 2 viene chiamato momento magnetico anomalo, G-2 diviso 2, quindi relativamente G-2 diviso 2. E la prima correzione alla teoria di Dirac, come sicuramente ricorderete, è stata calcolata da Julian Schwinger del 1948, quindi A, E, è sostanzialmente la costante di struttura fine, e vale circa un 10 a meno 3 con altre cifre decimali. Quindi la misura di A è un test potentissimo del modello standard. Questa è materia di interesse di questi giorni, no? Sapete tutti della nuova misura del momento magnetico anomalo del Mu, e questo per l'elettrone sono soprattutto questi contributi elettromagnetici che contribuiscono a cambiare l'accoppiamento del fotone. Al leptone, quando cresce la massa, allora possono entrare in gioco anche altre correzioni elettrodeboli, Z o W, e anche correzioni adroniche, che tra l'altro sono le più difficili da calcolare, da calcolare e valutare. Quindi, d'altra parte, se ci fossero altri contributi qui al vertice, per esempio da particelle supersimmetriche, queste darebbero un contributo al momento magnetico anomalo, e quindi necessario però un esperimento con altra precisione e un calcolo teorico con alta affidabilità, direi. Per esempio, per gli elettroni la precisione sperimentale è di 0.28 parti per miliardo. Questa è quella sperimentale. La differenza dalla teoria è 2,4 sigma. C'è una piccola discrepanza, non ancora definitiva. Per i muoni, di cui appunto avete sentito forse le ultime notizie sulla misura sperimentale, è 0,46 parte per milioni, quindi è mille volte peggiore. La differenza della teoria, e qui c'è ancora una questione che è in ballo, la differenza tra la teoria, se con la teoria questi processi adronici in cui ho questi loop di quark sostanzialmente qui al vertice, usate per valutare le relazioni di dispersione partendo dai più e meno che vanno in adroni, allora la discrepanza è larga, 4,2 sigma, standard deviation. Se fate invece il calcolo di questi contributi adronici con reticolo, la discrepanza diventa molto più attenuata. Bene. Allora, cosa facciamo per i tau? Tau è molto più complicato. Le misure precedenti si basano su misure di frequenze e differenze di frequenze che sono molto più sensibili. E qui invece non potete fare molto. La precisione teorica, come vedete, è ancora antiquata, di 15 anni fa. Dice ancora che questa A tau prevista è dell'ordine dell'1 per 1000, con una buona precisione teorica. La misura sperimentale, però, prima delle queste misure di Atlas, LHC, veniva dall'EP, e vedete che l'intervallo è molto largo, qui si parla della seconda cifra decimale, al 95% di confidence level. D'altra parte il tau è interessante, perché il tau, l'ho scritto qui sotto, è più sensibile a nuova fisica, perché nuova fisica con particelle che contribuiscono, diciamo, in aggiunta a quelle standard al vertice, dipende, la correzione che si fa a tau dell'ordine della massa del leptone al quadrato diviso la massa, per esempio, di un altro leptone. Quindi nel caso del Mu questo vuol dire che è 280 volte più sensibile, molto di più rispetto all'elettrone, quindi ha effetti beyond standard model, okay? E quello che ci aspettiamo, per esempio, da modelli di
compositeness dei leptoni, correzioni che sono di questo ordine di nuovo. Quindi la massa del tau al quadrato, quindi gioca la massa del tau favorevolmente per la sensibilità, diviso la scala di compositeness relativa, ma anche nei modelli di supersimmetria avete il rapporto, la tau è proporzionale alla massa del tau, contributo di queste particelle supersimmetriche, massa del tau quadrato rispetto alla massa del mu al quadrato, anche in questo caso rispetto al mu c'è un vantaggio di circa 280, però purtroppo dico, vedete, mu, questa è la discrepanza di cui vi accennavo prima, rispetto alla misura di Delphi, che è la misura migliore negli anni precedenti, vedete qui la scala è molto diversa rispetto alla scala, qui è a mu meno 10 alla 9, queste sono le due nuove, la nuova misura del Fermilab recente, questa è la media dei due esperimenti, e questo è quello che dice lo standard model utilizzando le relazioni di dispersione. Allora, come facciamo a misurare a tau, visto che il tau c'è una vita media di 10 alla meno 13 e quindi non abbiamo il tempo di metterlo in giro a misurare la frequenza di precessione paragonata con la frequenza di ciclotrone che potete fare con i mu? Beh, l'idea è che viene da questi signori che stiamo implementando adesso a LHC, è quello di misurare una cosa molto più grossolana, direttamente la sezione d'urto gamma gamma in tau tau, e qui vi dà una dipendenza da tau dalla sezione d'urto. Quindi c'è, notate qui la scala adesso non è fine, è grossolana anche la scala, e vedete che c'è una notevole dipendenza. Oppure anche andando a vedere in funzione della, vedete qui in funzione della a tau 0, meno 0,1, meno 0,05, meno 0,02, andate a vedere la distribuzione del PT di uno dei tau, quindi dovete misurare il stato finale, la misura, il PT di uno dei tau prodotti, e vedete che man mano che a tau sia negativo sia positivo aumenta, avete una distribuzione che è più abbondante a valori grandi dell'impulso trasverso del tau. Rapidamente, come sono questi segnali? Beh, il tau, ho detto, non è una particella stabile, decade leptonicamente, cioè in un neutrino, il leptone corrispondente al neutrino del tau, o anche adronicamente in un singolo neutrino ancora, ma un singolo pione, oppure con tre pioni. E questo è il tipo di selezione che si possono fare a LHC. Questo è un esempio di un event display in cui, vedete, questo è il rivelatore centrale di Atlas. Questo evento è assolutamente pulito, avete soltanto un muone, questa particella rossa, che vedete qui in prospettiva, e una particella carica, un pione. Qui invece avete di nuovo un muone che serve anche da trigger, quindi avete sempre questi eventi, e tre particelle cariche, che corrispondono a quest'altra decadimento. Oppure, se volete, sono due stati leptonici finali, quindi un elettrone che vedete con il calorimetro e un muone che invece vedete con lo spettrometro magnetico. Allora, i risultati, qui mi avvio alla conclusione, sono che si misura bene la sezione d'urto, quindi questa è quella finale combinata, mettendo insieme tutti e tre i canali di identificazione dei tau, ed è quindi la misura è una misura precisa al 5%. Bene? Sui limiti su a tau, quindi dobbiamo variare a tau nel nostro Monte Carlo di generazione e paragonare quello che ci dice il Monte Carlo in funzione di a tau con la misura sperimentale, da lì costruire una likelihood, una probabilità in funzione di a tau e vedere dove casca il minimo. È molto semplice. Dunque, expected, cioè questa curva tratteggiata blu, vedete che qui avete la misura 1 sigma, 68%, qui il 95%. Scusate, questo è il log della likelihood che costruite con i dati di Monte Carlo e con i dati invece sperimentali. E quindi qui avete due minimi in realtà, questo perché la dipendenza della lagrangiana che genera i tau in funzione di a tau del momento magnetico anomalo è quadratica, quindi avete due minimi per questo motivo, e anche perché c'è una discrepanza fra il dato sperimentale e il dato
diciamo, aspettato, che provoca appunto questo effetto dei due minimi. E quindi alla fine, alla conclusione, questo era il risultato iniziale, scusate, passato di Delphi, qui siamo a tau, questo è il limite ottenibile oggi, questo è l'expected che avete da questa curva tratteggiata in blu, e quel combined in realtà ha due regioni. Bene, conclusione. Il giovane Fermi, quindi, ben in anticipo, ai tempi, almeno 10 anni, ebbe l'intuizione di questo modello, secondo me, ma poi qualcuno mi potrà dire se sono troppo severo, mi sembra un po' grossolano, ma efficace, che i fotoni associati a una particella carica in rapido movimento potessero essere usati per studiare fenomeni di fisica utilizzando questi fotoni, quindi ionizzazione, frenamento, eccetera. Poi l'idea di Fermi, successivamente giustificata e sviluppata dalla meccanica quantistica, è in regime relativistico e a tutt'oggi, parlo di LHC, utilizzata per studi di fisica fondamentale nelle interazioni fotone-fotone, ad esempio per estrarre il momento magnetico anomalo del leptone tau. In futuro, FCC, semmai si farà questo collisionatore di protoni a 100 TeV, potrà essere utilizzata, ci sono degli studi che non ho il tempo ovviamente di riportare oggi, anche per lo studio delle caratteristiche della larghezza naturale. Sapete, per l'Higgs noi abbiamo la difficoltà a misurare la larghezza naturale perché è troppo stretta, sono 4 MeV, la risoluzione sugli stati finali che noi misuriamo è di ordine di grandezza superiore. Bene, se noi invece utilizziamo fotoni, d'accordo? Quindi come sapete che forse che l'Higgs è stato scoperto, uno dei due canali di scoperta è stato il decadimento dell'Higgs in due fotoni. Noi due fotoni li mettiamo adesso nello stato iniziale, facciamo collidere questi due fotoni attraverso ioni piombo a FCC, ci vorrà FCC, e vediamo la produzione dell'Higgs che poi decade in un canale, diciamo, abbondante, che sono la coppia di BB bar, beauty anti beauty, e da questo, se non sappiamo le larghezze parziali misurate altrimenti in gamma gamma, le sappiamo in fotone fotone, possiamo estrarre anche la larghezza totale, quindi misurare quei 4 MeV di cui parliamo. Ho finito. Sono stato nei tempi? Sì. Grazie Vincenzo. Vi sono domande? Prego. L'osservazione. Osservazione. Che siamo storici, data l'aspetto storico di questo interessante incontro, le collisioni fotone-fotone erano nel programma originale di Adone. I primi esperimenti sono stati fatti, non so se ad Adone o a Co, ma certamente tutto il programma del più e meno hanno sempre fatto collisione fotone-fotone. Non è che siano venuti fuori con LHC la prima volta. Beh, naturalmente sì, l'energia dei fotoni LHC è più grande, e quindi misura la stazione d'urto. Fotone-fotone ad Adone era molto più bassa. Essendo storici qua, va ricordato tutti gli esperimenti ai più e meno. Sì, sì, è chiaro. Faccio notare che negli esperimenti a Keck e a Slack, sì, né più e meno, c'è un'abbondanza letteratura di pubblicazioni su fotone fotone. Se posso dire, comunque è assai interessante il punto di vista. Se posso dire, la misura migliore che potremmo fare nel momento magnetico anomalo del tau è prevista per Bell 2, in cui per la produzione in coppia di tau tau ci sia un suo studio teorico, quindi non me ne voglio dei teorici, è abbastanza approssimativo. Scusa, il momento, il calcolo cosiddetto teorico del momento magnetico del anomalo del Mu non è quello con le relazioni di dispersione, non è teorico ab inizio, contiene molti dati sperimentali, certo. I quali, se metti dentro i dati di Frascati e i dati di Pechino, distano uno dall'altro tre standard deviation. Quindi, se fai un conto ab inizio, trovi una standard deviation di differenza, che vuol dire è accordo perfetto. Sì, sì, ma non solo Pechino e Frascati,
Ecco. Però esiste questa differenza con il reticolo, il calcolo di reticolo, quella ancora non è stata risolta, che, no? Almeno. Sì, dunque, questi interazione fotone-fotone, penso che potranno, e non solo questi naturalmente, potranno essere meglio studiati quando, diciamo, con lo spettrometro in avanti, che per esempio Totem sta adesso includendo in CMS, perché voi triggerate semplicemente su due tau e niente altro. Su muone, sì. Sì, sì, d'accordo. Poi ricostruite due tau o un tau, insomma, e niente altro. Però non triggerate in avanti, se ho capito. Beh, in avanti non abbiamo un veto, cioè non c'è un calorimetro, abbiamo un piccolo angolo che vita che ci sia qualcosa dentro, quindi ho capito, vediamo. Però diciamo, però altra cosa è vedere la particella che viene a piccolo angolo e ne misuri devi andare a rapidità sotto 8, maggiore di 8. H, BB barra, questa tecnica non ti funzionerebbe, perché il BB barra ammesso di avere statistiche sufficienti, perché BB barra sono mischiate con le interazioni atroniche. Quindi non capisci bene se è venuto da un'interazione atronica oppure da un'interazione elettromagnetica in avanti. Selezioni quindi quelle ultraperiferiche, quelle ultraperiferiche. Sì, sì, certo, ma per definirle periferiche, secondo me è fondamentale riuscire a vedere il protone in avanti, no? O addirittura anche il nucleo di... Ma sai che rapidità ti devi mettere? Più di 8, è estremamente lontano. Io trovo estremamente interessante questo discorso, ma ci porta a una discussione molto, e infatti gli interventi degli sperimentali te lo fanno dire, molto accurata sulle possibilità e sulle sensibilità, su cui non voglio entrare in questo momento. È chiaro che fotone-fotone si fa meglio nelle macchine più e meno. Questo è chiarissimo. Comunque, l'osservazione di Rino è corretta, e ne puoi convenire. Quanto alla misura del momento magnetico anomalo, e in generale alle misure dei momenti di dipolo elettromagnetico dei tau, che è un problema aperto e cruciale, è molto importante vedere qual è la sensibilità rispetto alla statistica che uno si aspetta e qual è il contributo di background che uno si aspetta. Perché il contributo del background in un esperimento di questo genere non è trascurabile. E posso far notare che non è pulitissima la cosa. No, qui il background è meno del 5% alla fine, qui è l'esperimento che ti ho mostrato. Però esiste una stima, ti dico, fatto da fisici teorici, quindi con una simulazione approssimata, che con cos'era 50 octobarn di Bell 2 loro riescono ad avere sensibilità, no, un centesimo del valore predetto dallo standard. Certo, ma Bell 2 è in un contesto completamente diverso, è una macchina più e meno. Questo è il punto cruciale. Allora, però le misure che abbiamo sono quello che ti ho detto. Comunque, chiedo, ci sono altre domande sull'argomento? Prego. Senti Vincenzo, l'interazione fotone-fotone, adesso è interessante farla anche con i laser di grande potenza, però vorrei capire da te che interesse può avere, nel senso che ormai con i laser ai petawatt, il che significa, diciamo, decine di joule in una manciata di femtosecondi, diciamo concentrati in un volume di pochi micron cubi, abbiamo delle intensità della radiazione elettromagnetica che supera i 10 alla 22, 10 alla 23 watt su centimetro quadrato. Quindi ci sono tanti fotoni in un volume veramente molto ridotto. Chiaramente non sono gamma, sono fotoni dell'elettronvolta. Ecco, che interesse può avere uno studio di questo genere? L'elettrodinamica sicuramente ha degli interessi, però non so dirti su quali specifici canali puoi andare. Cioè, fotone, che energia sono? Fotoni di cosa sono? Raggi X, questi anche meno forse? No. Quindi anche peggio. Non so, penso che sia interessante. Però ne hai tantissimi.
E quindi qual è l'interesse che può avere fotone e fotone usando quei fotoni? Questa domanda è... Essendo tanti o essendo, essendo di bassa energia, o tutte e due le cose? Onestamente non ti so rispondere, cioè, non ho studiato i fotoni ottici. Va bene. Come? Quello non solo, ma quello probabilmente può essere anche dal punto di vista della segnatura, dal punto di vista sperimentale, è abbastanza... Tu ti riferisci a questo? Identificabile. Lui. Gamma è stato misurato, a questo livello. Che interesse ha? Forse sì. Va bene, se non ci sono altre domande ringraziamo ancora Vincenzo, perché stiamo andando fuori. Grazie. Paolo. No, non la riconosce. No. Ora sì. Bene, ho il compito di chiudere questo mini convegno e credo che farò come James Joyce in Finnegan's Wake, cioè dalla conclusione tornerò al punto di partenza, che è stato quello della tesi di Fermi. Sarà curioso vedere come le cose si ripresentano nel pensiero di Fermi. Quando parlo di meccanica quantistica la intendo in senso stretto, io e non solo io. Per tutto quello che viene prima del 1925 preferisco parlare di teoria dei quanti e non di meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica è quella del 1925-26 che conosciamo bene. Vi risparmierò un po' di cose che sono già state dette in questi giorni, compreso l'interessante presentazione che ha appena fatto Vincenzo sull'interesse di Fermi per i processi d'urto. Il fatto nuovo è... e qui vi porto all'estate del 1926, Enrico Fermi, che aveva reagito in maniera estremamente scettica alla meccanica delle matrici di Heisenberg, Born e Jordan, fondamentalmente perché non era uno strumento che gli permetteva fare conti, credo, ma anche per una certa diffidenza nei confronti di quel gruppo che, come abbiamo visto col parere di Bohr sui suoi risultati, evidentemente non era in sintonia con lui. Il periodo di Göttingen è stato non un periodo facilissimo per Fermi, e
evidentemente non risuonava con quel modo di fare fisica, salvo, credo, con la personalità che in quel momento tutto sommato era la più importante del gruppo, cioè Max Born. Tant'è vero che cosa succede nell'estate del 26? Succede che a partire da marzo cominciano a comparire i lavori di Schrödinger sull'equazione di Schrödinger, sulla formulazione ondulatoria della meccanica quantistica, e Born, più anziano e quindi da questo punto di vista anche più maturo dei suoi colleghi più giovani, capisce che c'è qualcosa di molto buono in questo atteggiamento, in questo modo diverso di affrontare i problemi della meccanica quantistica, che è equivalente, Schrödinger l'ha già dimostrato, equivalente al loro, a quello di Born, Jordan e Heisenberg ovviamente, ma è più pratico, tra virgolette, più facile da usare. E infatti Born cosa fa? Nella tarda primavera del 26 comincia a usare l'equazione di Schrödinger, pur avendo lui avuto con i suoi colleghi di Göttingen un approccio completamente diverso, comincia a usare l'equazione di Schrödinger per risolvere i problemi di fisica. E il primo problema di fisica che si pone Max Born ci mette immediatamente in connessione con i problemi che interessavano anche Enrico Fermi, perché è un problema d'urto. Abbiamo visto, diciamo, il problema d'urto che ci ha presentato Vincenzo. Ci sono anche altri lavori di quel periodo, del periodo immediatamente precedente, in cui Fermi si interessava a problemi di tipo urto. Questo lavoro di Born, che è un lavoro molto importante per vari aspetti, non soltanto, diciamo, per il fatto che Born affronta il problema d'urto in un'ottica di meccanica ondulatoria e non più di meccanica delle matrici, ma anche perché è in questo modo introduce l'approssimazione di Born, che tutti conosciamo. Questo è il primo lavoro in cui l'approssimazione di Born compare, ma anche per il fatto che in quello stesso lavoro Born prospetta per la prima volta l'interpretazione probabilistica del modulo quadro della funzione d'onda, che tutti conosciamo e usiamo, ma che non era esplicita nei lavori di Schrödinger, che introduceva la funzione d'onda ma non ne dava un'interpretazione fisica diretta, né della funzione, che tuttora non esiste ovviamente, né del suo modulo quadro, che invece ha questa interpretazione fisica diretta, ma che fino a quel momento non era stata proposta. Quindi un lavoro fondamentale questo. Notate bene, sono due lavori, uno ricevuto il 25 giugno e uno il 21 luglio del 26. Fermi li legge immediatamente, li capisce immediatamente e li usa immediatamente. E la cosa straordinaria è che stiamo parlando di un momento della storia della fisica in cui le persone che hanno già capito la meccanica quantistica sono 5-6, compreso, cioè c'è il gruppo di Göttingen, c'è ovviamente Schrödinger, c'è la Menzing, un'allieva di Max Born, che scrive uno dei primissimi lavori di meccanica quantistica, poi scompare dai radar, credo si sposi o comunque un'altra vicenda personale, e non fa più fisica. C'è Langthus, uno strano personaggio che sembra aver capito le questioni di Schrödinger prima di Schrödinger, ma non si capisce bene che cosa abbia fatto veramente. E poi c'è Fermi, il quale Fermi cosa fa? Apprezza immediatamente la praticità, perché questo era lo spirito di Fermi, no? La matematica serve alla fisica per fare dei conti di fisica. E quindi della meccanica delle matrici, Fermi, al di là dei problemi psicologici che poteva avere col gruppo di Göttingen, non sa cosa farsene perché non ci sa fare conti, mentre invece con le questioni di Schrödinger i conti li sa fare. E quindi scrive questo lavoro, lo scrive nell'estate del 26 e lo pubblica in ottobre, alla fine dell'estate, ricevuto il 23 ottobre, sulla meccanica ondulatoria dei processi d'urto, lavoro che però è pubblicato, e questa è una cosa molto strana nella storia scientifica di Fermi, è pubblicato esclusivamente in tedesco. Non esiste, mentre tutti i lavori che abbiamo visto presentati in questi giorni, esiste sempre, quando c'è una versione tedesca, esiste sempre a fianco di quella anche una versione italiana, di questo articolo esiste solo la versione tedesca, e per qualche strano motivo la generazione che avrebbe potuto leggerlo perché sapeva il tedesco, in Italia intendo, ignorava la meccanica quantistica. La generazione che sapeva la meccanica quantistica ignorava il tedesco, e questo è il motivo per cui di questo lavoro si erano letteralmente perse le tracce. Facendo un'investigazione sistematica di tutti i lavori di Fermi,
è venuto fuori anche questo lavoro, mi sono preso la briga di tradurlo per chi gli interessa la versione italiana. La cosa, diciamo, che lo qualifica, credo, più di ogni altra cosa, è il commento di Sommerfeld, che qui vedete letto, che dice che la particolare eleganza di questo esempio di Fermi sta nel fatto che, come nella teoria del reticolo di diffrazione non è necessaria alcuna assunzione speciale sulla natura del reticolo, qui non occorrono informazioni sull'energia potenziale, l'eccezione del coefficiente di restituzione di diversi strumenti elastici e inelastici. Cioè, Fermi riesce a utilizzare delle nozioni classiche e semiclassiche in un contesto già totalmente quantistico per ottenere dei risultati di grandissima eleganza con uno sforzo minimo. E lo sforzo è talmente minimo che mi vorrei farvelo vedere, letteralmente, farvi vedere i passaggi matematici di questo articolo, perché meritano a livello che, a mio parere, potrebbero essere tranquillamente usati per un'esercitazione di fisica, di meccanica quantistica, perché i nostri ragazzi sarebbero perfettamente in grado, la settimana dopo che hanno studiato le equazioni di Schrödinger, di studiarsi questi articoli e riprodurli. Cosa succede? Succede che il problema che si pone Fermi è questo. Prendiamo, è un problema estremamente semplice concettualmente, prendiamo un problema bidimensionale in cui mandiamo un fascio di particelle a sbattere contro un rotore rigido. Perché si ferma le due dimensioni? Perché ha bisogno di avere un oggetto quantisticamente semplice. Il rotore rigido lo è, perché ovviamente i livelli sono quelli che vanno con n quadro del rotore. E quindi ha un solo grado di libertà e un solo numero quantico, che è quello su cui poi lui vuole lavorare. E poi scrive l'equazione di Schrödinger. Ma cosa fa? Dopo che ha scritto l'equazione di la Hamiltoniana, ma dopo che ha scritto la Hamiltoniana di questo problema, cioè particella libera che interagisce con un potenziale V locale con un rotore rigido, l'unica ipotesi sul potenziale che sia locale, riscala le coordinate introducendo tre coordinate di tipo cartesiano, di cui però una delle tre è invece in realtà la coordinata angolare del rotore rigido. Questo è un passaggio assolutamente banale, ma assolutamente geniale, perché facendo questa operazione il problema diventa, in un mapping di questo problema in un linguaggio completamente diverso da quello della meccanica quantistica, diventa un problema di un moto tridimensionale in un campo in cui esiste un potenziale periodico, perché la presenza della terza coordinata, che sarebbe la coordinata angolare, introduce delle condizioni a contorno, delle condizioni di periodicità sulla funzione d'onda sulla terza componente della funzione d'onda, che è equivalente alla collisione di un'onda elettromagnetica, cioè un'onda piana, diciamo, non importa elettromagnetica, di un'onda piana con un reticolo unidimensionale periodico. Il potenziale, che era un potenziale che dipendeva dalla terza coordinata, con la condizione a contorno di periodicità della funzione d'onda del rotore, diventa un'onda piana che va a incidere su un reticolo periodico. Chiaramente questo reticolo periodico vi fa immediatamente pensare alla tesi di Fermi. La traccia, quindi cosa succede? Scusate, saltato un po' di pagine. Succede che a questo punto lui fa una normalissima e banalissima quantizzazione dell'energia del rotore con i livelli che sono imposti dalla condizione di periodicità. Invece il moto, diciamo, a grandi distanze, il moto piano della particella ha una funzione d'onda che è un'onda piana in due dimensioni. Però quando lui scrive la funzione d'onda complessiva del sistema, cioè il prodotto della funzione d'onda della particella con la funzione d'onda del rotore, per fare la funzione d'onda complessiva del sistema, che è un sistema interagente, quindi la funzione d'onda è il prodotto delle funzioni d'onda, trova un oggetto che è, grazie al rescaling che ha fatto, una funzione d'onda corrispondente a un'onda, asintoticamente, a un'onda piana, diciamo tridimensionale, con una lunghezza d'onda che è una funzione delle energie assegnate al rotore, al livello energetico del rotore e all'energia del fascio, con dei cosini direttori che sono legati al cosino direttore bidimensionale dell'onda piana, della particella di partenza, e però un terzo parametro angolare, l'angolo teta, che a sua volta è una funzione dell'energia dei due stati asintotici di particella e di rotore, e qui viene la sua conoscenza, appunto per questo dico il cerchio si chiude, viene la sua conoscenza dei reticoli, per usare una cosa che sappiamo tutti, ma che
l'idea di usarla in quel contesto, con quella interpretazione quantistica di quello che sta succedendo, è tutta della genialità di Fermi. Cioè dice, dal momento che ho ridotto il problema alla collisione di un'onda piana con un reticolo unidimensionale periodico, io uso la teoria della diffrazione e quindi impongo un vincolo sulle direzioni in cui troviamo i picchi di diffrazione, cioè le direzioni che qui sono indicate con teta n, che è dato dalla condizione classica della teoria ondulatoria, cioè la condizione di diffrazione che è scritta nella formula 2, che è la formula che si insegna fisica 2. Non occorre la meccanica quantistica, non c'entra niente la meccanica quantistica, per così dire. Risultato. Chiaramente l'interazione produce una deviazione dell'onda piana. I raggi diffratti formano questi angoli teta n con l'asse nella versione, diciamo, diciamo ondulatoria del problema, e con ampiezze che dei raggi diffratti che dipendono da un nuovo angolo chi star, che è un angolo che dipende non più da teta ma da teta n, e con nuovi valori delle energie. Ora, la cosa veramente ovvia da un certo punto di vista, ma che in qualche modo dimostra anche la genialità dell'approccio, è che se noi adesso andiamo a fare il calcolo classico delle nuove energie del fascio della particella diffusa, asintotiche, lo facciamo in termini di questi angoli teta n che sono determinati dalla teoria ondulatoria della diffrazione, troviamo che le nuove energie del fascio e soprattutto le nuove energie del rotore riproducono perfettamente le regole di quantizzazione, cioè sono di nuovo degli h quadro diviso 8 pi greco quadro per questa costante j, che è il momento di inerzia del rotore, per n più k al quadrato, dove k era il valore iniziale del livello dell'oscillatore e n il valore dell'ennesimo picco di diffrazione. Adesso Fermi, che ha fatto questo conto completamente classico, torna all'interpretazione quantomeccanica e dice: cosa è successo? Il rotore è passato dallo stato K allo stato N più K, il punto materiale si muove di nuovo nel piano, nelle direzioni qualunque chi sta, che sono parametri che derivano ovviamente da teta N e dai chi iniziali. Quindi il processo quantistico, è una collisione a seguito della quale il punto materiale è stato diffuso. Con quale interpretazione? Che per N uguale 0 l'energia cinetica del punto e l'energia del rotatore rimangono invariate. Quindi questa è una collisione elastica. Per n maggiore di 0 il rotore è saltato in uno stato quantistico di maggiore energia a spese dell'energia cinetica del punto, per n minore di 0 invece il rotore ha ceduto energia al punto materiale e la differenza di energia diventa energia cinetica del punto, cioè urto di secondo tipo si chiama, con un'intensità dei raggi diffusi che, grazie all'interpretazione di Born dell'articolo che avevo appena citato prima, misura la probabilità dei differenti urti. Cosa c'è di bello in tutto questo? È che questo ci rimanda, e qui appunto il cerchio si chiude, alla formazione pisana, cioè la conoscenza delle proprietà dei reticoli di diffrazione, che ripeto, oggi come oggi conosciamo tutti, ma che a qualcuno venisse in mente di applicarle in un esercizio di meccanica quantistica di questo tipo, ci voleva Fermi. E questo ci rimanda alla sua esperienza pisana, di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni. Guccianti era uno dei massimi esperti dal punto di vista sperimentale, ma anche da quello teorico, perché è lui che suggerisce a Carrara come realizzare reticoli in grado di consentire una misura diretta della lunghezza d'onda dei raggi X, mandando la radiazione in maniera radente sui reticoli, perché altrimenti se voi la mandate in maniera incidente troppo verticalmente non c'è di fatto diffrazione. L'abbiamo sentito ieri la spiegazione dettagliata di come questo succede. Quindi la scuola pisana, di cui mi piace sempre sottolineare l'importanza nella formazione di Fermi, anche se Fermi non seguiva le lezioni, anche se Fermi sapeva già tutto e anzi spiegava lui la teoria dei quanti a Puccianti, la formazione che lui ha avuto nella scuola pisana è rimasta come un imprinting sia nel modo di fare fisica, cioè una contaminazione tra fisica teorica e fisica sperimentale che è propria di Fermi e che è propria della scuola pisana, mentre non era propria per molti aspetti né di tutto il resto delle scuole italiane, ma per altri aspetti neanche delle scuole tedesche, che era la più importante, perché lì la scissione tra fisica teorica e fisica sperimentale era già più marcata, mentre Fermi è, diciamo, uno dei pochi, forse, come si dice, c'è un libro che si intitola L'ultimo fisico che sapeva tutto o qualcosa del genere, no? Perché è uno dei pochi che continua a mettere insieme a livello di fisica fondamentale la competenza teorica con la competenza sperimentale, e questo è sicuramente uno degli elementi
che più lo caratterizzano. Tanto per concludere e arrivare in fondo alla storia, chiaramente nello stesso anno 26 lavora ancora con Persico cercando di mettere insieme quelle cose che aveva studiato e di cui ci ha parlato anche Marmi, cioè l'uso del principio delle adiabatiche per la quantizzazione nella vecchia teoria dei quanti e come reinterpretare questo nella nuova meccanica ondulatoria, facendo tutta una serie di ottenendo tutta una serie di risultati che soltanto quando poi si arriva a una formulazione formalmente più completa della meccanica quantistica e al concetto di valore d'aspettazione nel contesto di interpretazione probabilistica trovano una giustificazione, ma che già Fermi euristicamente riesce a introdurre calcolando, diciamo, i concetti di energia cinetica e di energia potenziale in meccanica quantistica. Non erano cose ovvie, sia ben chiaro, non erano per niente cose ovvie, adesso lo sono per noi, ma all'epoca era anche questo era tutto da dimostrare, e questo è un lavoro che fa con Persico in quella stessa estate, e poi soprattutto alla fine di quell'estate vince la cattedra a Roma e scrive un ultimo lavoro, cioè un primo lavoro romano, che è questo Quantum Mechanics and the Magnetic Moments of Atoms, che è anche il suo primo lavoro in inglese, mentre fino a quel momento aveva scritto solo in italiano e in tedesco, e questo lavoro che è datato Roma, novembre 14, è anche in un certo senso la conclusione del suo percorso giovanile. Da questo momento in poi è un professore ordinario di fisica teorica che farà ancora per un po' il teorico e poi farà la fisica che sappiamo, quella che l'ha portato al Nobel e a tutti i risultati che ben conosciamo. Grazie per l'attenzione. Niente. Va bene, questo era l'ultimo talk di questo convegno. Ci sono domande per Paolo? Beh, evidentemente sei stato di una chiarezza tale che non importa. Il problema era semplice, dico, si potrebbe dare ai nostri studenti, però è affascinante il modo in cui l'hanno risolto. È veramente affascinante. Aspetta, ti do. E cioè, non ho capito bene come Puccianti dette il suggerimento a Carrara per misurare la lunghezza d'onda dei raggi X. Già si conosceva la diffrazione alla Bragg? Sì, credo di sì, ma comunque la cosa più importante è che lui lo guardava da un punto di vista fenomenologico, cioè diceva i raggi X se li mandi per così vanno dritti sostanzialmente, non si riesce a farli a ottenere delle figure di diffrazione da cui puoi ricavare la funzione d'onda. Se li mandi radenti, hai una diffrazione, puoi chiamarla la Bragg se vuoi, che su cui nel 23 diciamo... No, perché è una curiosità, nel senso che effettivamente i raggi X... Non è tipo di diffrazione, è la misura della lunghezza d'onda. Sì, appunto, diciamo, con la diffrazione alla Bragg, siccome il passo reticolare dell'ordine degli Angstrom riesci a diffrangere appunto radiazione con una lunghezza d'onda di quel passo. Dal punto di vista dei reticoli, diciamo, la tecnica di produrre i reticoli su una superficie ottica valida, eccetera. E poi c'è la tecnica appunto dell'incidenza radente, perché ovviamente se il passo del reticolo, per esempio, a un micron, è chiaro che se tu ci incidi in maniera radente c'è il coseno di mezzo, il coseno dell'angolo. Allora mi domandavo, ecco, se il suggerimento che aveva dato a Carrara fosse nel senso, probabilmente quello che sta dicendo è questo, proprio l'incidenza radente su un reticolo ottico convenzionale. Certo, ecco. Certo. Sì, questo sì. Sicuramente, scusa. Sì, sì. Quindi, no, adesso, non alla Bragg. Sì, sì, sì. Lui sicuramente Puccianti non si interessava granché alle cose nuove. No? Tecnica che quello che aveva imparato 20 anni prima e che aveva usato con grande classe, comunque, certo. Che aveva voglia di far fisica. Tecnica che tuttora viene utilizzata, l'incidente radente, chiaramente per i raggi X molli, insomma. Certo. Quando preparo nella tesi di Fermi c'è scritto chiaramente
quando fa l'esperimento, lui, adesso non mi ricordo i nomi delle righe, la K gamma va in cerca, ci mette all'angolo giusto per vedere alcune delle righe al primo ordine, altre al secondo ordine, altre al terzo ordine, vede quelle che sono più intense e poi focalizza, si mette a fare le misure più accurate all'angolo giusto dove si aspettava di vedere la riga. Quindi la diffusione da un reticolo, sì, ma la non c'è bisogno di tanta teoria, è banale, insomma. Pubblicata da Carrara nel 23, un suggerimento di questo c'è. Che poi i concetti circolassero già, sì, ma la pubblicazione del metodo e la sua applicazione sistematica è un lavoro di Carrara del 23, su suggerimenti di Puccianti, che evidentemente queste idee aveva già fatte circolare anche l'anno prima, però diciamo, io sto parlando di quello che uno legge pubblicato. Quello di Carrara, però. No, parlo di Carrara e della diffrazione dei raggi. Era già nota, sì, sì. No, è chiaro. Sì, sì. Così come Bragg era già noto nel 13, credo, e De Bywaller era già noto. Sì, sì. Lo scrive nella tesi proprio Fermi. Sì, sì, però non era rilevante alla. No, no. Va bene, grazie ancora Paolo. Fine, quindi. Proprio due parole, soprattutto di ringraziamento a tutti, ovviamente agli speaker e a tutti coloro che si sono messi, che hanno avuto che sono stati presenti per questo evento. E ora cercheremo di raccogliere i manoscritti relativi agli interventi di tutti e di farne una pubblicazione sui quaderni di storia della fisica. E mi hanno detto che ci sono gli interventi fatti, sono già tutti in un canale YouTube che saranno raccolti dall'università e messi a disposizione, quindi si potranno vedere tutti questi interventi anche sul canale YouTube dell'università. E allora il tempo è maturo per il pranzo e grazie ancora di tutto e speriamo di rivederci presto, magari su un altro problema altrettanto importante. Io ho imparato moltissimo da questa riunione e ne sono veramente contento. Grazie ancora. Ciao.